ricevitoria Gerace a Montepone Rivo. da noi puoi giocare Super Era 8 Totogol, Totocalcio Tris Giornaliere e win for life ogni ora agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint ricariche telefoniche pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso bar ricevitoria Gerace vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Ritapo. su di noi puoi scommetterci Gentili telespettatori, buon pomeriggio dal Comunale di Montepaone Frabbotto Mannis dove stanno per scendere in campo per la nona giornata di campionato del campionato di prima categoria Girone C Real Montepaone e Mammola. Due squadre appaiate a pari punti al secondo posto dietro il San Caloggio, una classifica comunque abbastanza corta, due squadre accompagnate da un gruppo nutrito di tifosi entrambi, i classici tifosi di Ultras del Montepaone, più una pattuglia molto numerosa di tifosi. Del Mammola e la squadra esterna 65 di S1 TV guidata da Antonio Siciliano Pasquale Rentini, col coordinamento giornalistico di Adele Ravallotti le collaborazioni di Maurizio Vatrano, l'uomo dei numeri e Giuseppe Ranieri, l'opinionista. E la voce di Giorgio De Filippis che vi salutano in questo pomeriggio di sole dopo un sabato di grandi piogge e con le due squadre che si stanno preparando a entrare in campo, agli ordini di quello che sarà l'arbitro della partita, il signor Carmelo Ramundo di Paola, della sezione Di Paola. E noi, come al solito, salutiamo Giuseppe Ranieri che, appunto, è qui a fianco e cortesemente, mentre scrive per la Gazzetta del Sud ci darà anche dei pareri e soprattutto un pronostico su come potrà andare questa partita. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Comunale di Montepaone. Eh, Real Montepaone e Mammola ci dicono che questo è il match clou della nona giornata di campionato. Eh, vantano un ruolino di marcia entrambi eh, praticamente uguale, abbiamo 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per entrambe. E chiaramente è uno scontro diretto per cui assisteremo sicuramente ad una bella gara eh, loro, eh, il, il Mammola a eh, Pugliese che sta giocando un buon campionato all'attivo 4 reti e cercheranno di, di prendere la seconda posizione. Il Montepone, che mh, torna sconfitto di misura da San Calogero, eh, cercherà, cercherà a suo modo di esercitare una sorta di supremazia territoriale e mh, in, in qualche modo cercherà anche di brillare perché nelle ultime gare non è stato così diciamo, appagante. E per il resto sicuramente sarà un'ottima gara. Noi ringraziamo Giuseppe e siccome il lunedì dovete comprare tutti i giornali sportivi salutiamo lì nello stanzino numero 5 della tribuna stampa eh, Mimmo Cosentino del Quotidiano della Calabria al quale ormai tutti i nostri telespettatori aspettano che io chieda il pronostico e il risultato finale. Mimmo, chi vince? Beh, I risultati finali non, non ne do. Comunque oggi è una partita è aperta a qualsiasi risultato. Cioè, non è... Diciamo che il, chi perde oggi si allontanerà dalla, dalla testa perché con un risultato positivo dal San Calogero andrebbe a finire a otto punti di distacco che poi sarebbe molto molto difficile poterli recuperare. E ricordiamo il must di Mimmo Cosentino vince chi segna e intanto diamo subito le formazioni con le due squadre che hanno, eh, stanno procedendo ai saluti in, nel rispetto del fair play prima di darle permettetemi anche un saluto a un amico di calcio incontrato in tante battaglie tanti anni fa, quel Cisca Favasulli una bandiera del Mammola un grande destro, uno che quando batte le punizioni ancora oggi le mette sempre nel set il Montepaone che oggi eh, sfoggia la tradizionale divisa eh, giallo-verde con bande orizzontali Calzoncini eh, gialli con inserti verdi e calzettoni ugualmente gialli e il mammola che probabilmente mh, abbandona per la trasferta i classici colori viola e quindi avrà la maglietta bianca, i calzoncini scuri e i calzettoni ugualmente bianchi. Proprio il mammola di Mister Scarfoschi era Palmisano Catalano Pedisano, Lombardo Rigitano Fuda. Laganà, Galluzzo, Pugliese, Pietro Morabito, Gennaro. In panchina Prestì, Antonio Morabito, Monteverde, Carbone, Fazzari, Gentile e Maviglia. Dall'altro lato il Monte Paone schiera Lombardo, Fiorentino, Ienco, Mellace Connidi, Nidi Cannistrà. Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Mungo e Domenico Voci. Mister Pisano ha portato con sé in panchina Leone, Chiarelli, Carpino, Nania, Bassi De Masi, Gualtieri e Pirritano. E intanto ci prepariamo mentre il signor Ramundo si accerta che il suo assistente, il guardaline, sia al proprio posto. Ci prepariamo, dicevamo, con... Tutto l'occorrente anche per calcolare il tempo, oltre al classico taccuino del cronista, e vedremo che a battere sarà il Monte Paone che attaccherà da, uh, da, dalla nostra uh, sinistra verso destra, e quindi di conseguenza la risposta del Mammola sarà da destra verso sinistra. Se ha, è tutto pronto, tranne il signor Ramundo che ha scoperto qualcuno in panchina che non doveva esserci, è preciso e sta contando anche dalla parte del Monte Paone se ci sono tutti. E quindi ricordiamo che una giornata di sole il campo sembrerebbe aver tenuto bene, in quanto ieri c'è stato veramente una sorta di uragano soprattutto la notte tra venerdì e sabato però il campo del frabotto Mannis si conferma campo di grande qualità e di grande tradizione sia per i calciatori che lo percorrono sia per il fondo che eh, riesce a resistere a qualunque tipo di pioggia è tutto pronto un ok per i due portieri probabilmente tra un attimo fischierà il signor Ramundo e così è e comincia questo incontro con un grande lancio di Mellaci a cercare Cannistra che però non impatta col pallone permettendo su subito al Mammola di riposizionarsi e di ripartire verso Pugliese che tocca di testa per Oppedisano lo scambio appunto col numero 3 c'è subito un taglio del numero 7 Laganà che però non riesce a raggiungere la palla perché la profondità della stessa era eh, superiore alla portata delle sue gambe e sarà Gianmarco Lombardo che da non confondere con Danilo Lombardo che nell'altra squadra appunto il portiere del Montepaone a effettuare appunto un calcio di rinvio due squadre eh, importanti due squadre che hanno tradizione ma anche un presente di assoluto prestigio. Due squadre che oggi si daranno sicuramente battaglia corretta sportiva leale, ma soprattutto battaglia per raggiungere i tre punti. Parte subito il Monte Paone con la palla che arriva a Conidi prestato da, eh, da Pietro Morabito, dovrebbero essere Morabito e Pugliese, le due punte. Pugliese che ha segnato tre gol sino ad oggi in campionato nelle precedenti otto uscite del Mammola, mentre intanto viene chiamato in causa Lombardo che nel riscaldamento al quale abbiamo assistito. Ha fatto una serie di palleggi, ne ho contati 15, dimostrando che i portieri sanno usare anche i piedi. Sarà proprio il numero: eh, ecco, dovrebbe essere il numero 11 Gennaro, effettuare appunto questa, eh, questa rimessa. Eh, osserva il piazzamento delle, dei compagni c'è il movimento di Morabito che restituisce la palla si inserisce Domenico Voce, e Voci e la tocca ancora in rimessa laterale con le squadre che si stanno studiando e il Mammola che è sceso in avanti con tre punte più altri tre giocatori a sostegno ancora Morabito che scambia con Gennaro anzi no mantiene la palla subisce fallo da parte di Domenico Voci e quindi si riprenderà con una punizione in zona d'attacco del, del Mammola che sarà affidata appunto al ai piedi di Galluzzo che Calcerà presumibilmente di destro verso l'area di rigore dove si stanno accentrando tutti i giocatori, tra cui anche Capitan Fuda, che eh, dovrebbe essere un colpitore di testa. E notiamo almeno quattro giocatori del Mammola a ridosso della linea dei difensori così come stabilita da Mister Pisano, dei difensori del Montepone. Tutto è pronto per il calcio di punizione di eh, Galluzzo, eh, c'è anche il fischio dell'arbitro. Parte Galluzzo, parabola insidiosa, tenta la girata con decisione pugliese la palla rimbalza male e finisce direttamente sul fondo come sottolineato da Ramundo mentre chiedevano il calcio d'angolo i giocatori del Mammola. E allora Giuseppe un inizio di grande studio ma già con un livello tecnico che si nota elevato. Sì, un inizio di grande studio, ma al contempo è stato un inizio tecnico. Anche se il Mammolo è già riuscito ad arrivare due volte dalle parti di, di Lombardo. Il Montepone cerca di ragionare eh, per entrare ancora in partita, e adesso vedremo come si metterà. Tre minuti di gioco in questo evento al nostro cronometro con Cannistra che si destreggia appoggiando poi la palla a Conidi che stoppa di petto fa salire tutta la squadra, c'è la partenza già di Fiorentino imbeccato appunto da Conidi leggermente lungo il suggerimento e la palla finisce in rimessa laterale. Vediamo ora che quest'ultima è affidata sempre al numero 11 Gennaro che ora chiede all'arbitro quale sia la giusta distanza per effettuare la rimessa stessa e poi la effettua con le mani cercando di favorire Morales. Per Pugliese, chiuso, eh, contrasto tra Morabito e Mellace, riceve la palla Paparazzo che se ne va eh, sulla destra, viene stroppato dal doppio intervento di Lombardo e di eh, Gennaro, ma ancora riprende l'azione il Montepaone, si inserisce Galluzzo che subito chiede alla Ganà di lanciare in direzione degli, degli attaccanti, chiusa la trama offensiva del Mammola da un tranquillo intervento di Conidi che appunto si appoggia poi a Ienco e poi ancora a Canistrà con Domenico Vosci che torna un po' indietro alla Verratti, potremmo dire ricordando la nazionale, ma questo non è tempo di parlare di nazionale, e con il Montepone che supera la metà campo. Ienco non aggancia la sfera che finisce nella zona di Catalano che osserva la stessa uscire fuori dal rettangolo di gioco, usufruendo così di una rimessa laterale che viene effettuata a favore... ...dei difensori... ...ma recupera ancora la palla Ienco... ...se ne va in velocità... ...effetto il cross... ...viene contratto dal ritorno di Rigitano... ...e la palla finisce in calcio d'angolo... ...dove possiamo annotare appunto... ...il primo calcio d'angolo... ...di questa partita... ...in favore del Montepaone... ...con Mellace che probabilmente... ...cercherà di mettere subito la palla... ...al centro dell'aria... ...a meno che non utilizzi uno degli schemi... Eh, ...ormai consolidati e comuni... ...alla squadra di eh, mister Pisano... ...calcerà di destro... ...si muovono un po' tutti... ...i giocatori del Montepaone... È comunque uno schema, la palla torna a Lombardo che la mette dentro e arriva. Colpo di testa, anzi tiro di. E Procopio davanti alla porta, dopo aver ricevuto il pallone, non riesce a chiudere l'azione. Comunque, uno schema che ha praticamente. anzi, era Cannistrà su tocco di Procopio. Cannistrà che non è riuscito a mettere dentro. Era forse più facile mettere la palla dentro che sopra la traversa. E quando siamo al quinto minuto e dieci secondi di gioco, annotiamo una prima trama pericolosissima del Monte Paone Con uno schema che ha tirato fuori e messo appunto in difficoltà la difesa del Monte Paone, Con Procopio che ha appoggiato di piatto. E che non è riuscito a chiudere questa trama offensiva pur essendo praticamente quasi dentro la porta e sarà Fiorentino che effettua la rimessa laterale in favore di Mellace ancora uno scambio per Fiorentino riceve e aggancia il pallone Procopio il tocco di Mellace di esterno a favorire Ienco eh, buono l'intervento di Catalano che di testa mette poi nella zona che però è presidiata dalla, dai giocatori del Montepone e ancora Fuda che raccoglie la palla e rinvia rinvia lontano col colpo però di Cannistrà e di, eh, del numero 6 eh, appunto di Conidi che riescono a bloccare la trama offensiva del Mammola un Mammola che sicuramente è venuto qui per giocarsi la partita è venuto come diciamo accompagnato da un notrito gruppo eh, di tifosi così come tutto il primo anello e anche parte del secondo sono piene degli ultras del Montepone riceve palla ancora Mellace eh, sventagliata a favorire Mungo che raccoglie la palla Tocca per Procopio, stop di petto e Fuda che chiude ogni velleità offensiva all'altezza dei 16 metri con Morabito che ruba palla a Domenico Voci. Un bel combattimento, alla fine la spunta il giocatore del Montepone, il tocco di Mellace però è impreciso e la palla finisce in out per la rimessa laterale che sarà ancora una volta a affidata a uh, Gennaro e intanto arrivano già delle notizie agli altri campi quando ascolterete questa telecronaca eh, sarete eh, già a conoscenza di tutti i risultati però non possiamo non approfittare della cortesia di Mimmo Cosentino che ha già un risultato importante che è cambiato. Prego Mimmo. Beh, veramente questo è un risultato importante perché il San Calogero perde a Serra per 1-0 segnato Zaffino al primo minuto di gioco. Grazie per l'importante indicazione che quindi rende ancora più uh, incisiva la voglia di entrambe le squadre di fare bene. Il lancio in profondità di Galluzzo per la Laganà esce con sicurezza anche perché è leggermente lungo il lancio stesso. Lombardo fa su la palla e l'appoggia ancora a Cannistrà che la scambierà con Conidi dando il via alla uh, nuova trama offensiva del Montepaone che appunto tende a far muovere tutto lo scacchiere difensivo del Mammola per poter poi trovare il varco giusto ed arrivare al punto di... Uh, di poter cogliere di sorpresa la difesa della squadra ospite ancora Conidi che controlla tocca verso Mellace, il controllo non è ottimale, ruba la palla Oppedisano riparte Oppedisano, esterno sinistro a favorire Laganà che riceve la palla si ferma, si accentra, mette in mezzo e lo stesso Oppedisano ruba palla, arriva Morabito ruba a sua volta la palla, entra in aria decisivo l'intervento di Conidi che gli ruba correttamente palla intervenendo di destro ma viene messa poi in out la sfera in quanto lo stesso, se non andiamo errato, eh, la Ganà ha subito un colpo e quindi correttamente la squadra del Montepaone attende che si possa riprendere il giocatore in casacca bianca del Mammola, e quindi eh, il Mammola ha subito dimostrato che forse sulla fascia destra d'attacco che può produrre i maggiori pensieri per la difesa del Montepaone Il Mammola ha già chiamato un bel, due o tre volte. Eh... Agli straordinari la difesa Giallo Verde ha dimostrato di vendere cara la pelle e già dall'inizio della, della gara ha avuto la prima occasione giungendo dalle parti di Lombardo e sta giocando sì sulla destra dove mh, potrebbe trovare terreno fertile ma il Montepone sta ragionando e per un soffio non è andato in vantaggio è una gara aperta, lo avevamo detto fin dall'inizio è una gara aperta a qualsiasi risultato da notare anche il movimento di Domenico Voci che torna indietro, creando degli spazi e scambiando con i due centrali. Mentre intanto, ecco, forse gamba tesa tra Catalano e Ienco. Alla fine, giustamente l'arbitro segnala la punizione a favore di, di chi difende. E sarà Galluzzo appunto a calciare la sfera, cercando di superare la metà campo. Ma ehm, proprio mentre Morabito, eh, si tratta di Pietro, si accentrava mentre la palla andava sull'out di sinistra della zona d'attacco del Mammola e ancora Conidi che poco fa è stato freddissimo e deciso nell'intervenire di piatto senza commettere fallo fermando un avversario in un momento critico per la difesa del Montepaone e vediamo lo scatto di Jenko eh, che poi ha la sovrapposizione di Mungo che se ne va in velocità viene probabilmente trattenuto la palla non è uscita viene recuperata ancora da Jenko palla in mezzo nella zona di Procopio colpo di testa di Morabito ma il Montepaone sta scendendo in aria eh, Domenico Voci, la palla rimbalza e qua c'è. Grande parata di Palmisano sul tiro di paparazzo che è andato a colpo sicuro in semi rovesciata di destro. e Palmisano ha risposto da par suo con la mano di richiamo, la mano sinistra, evitando, evitando appunto che la palla arrivasse nella porta. Ma ancora il Montepone che sta in questo momento premendo sull'acceleratore. Fiorentino scambio con Marco Voci, Domenico Voci ruba palla al numero 11 Gennaro, ancora per Marco Voci. che che entra dentro e questa volta il tiro a botta sicura era di Marco Voci, l'inserimento era di Fiorentino, ma anche in questo caso la palla non prende lo specchio della porta e finisce al lato. Si riprenderà ora con una rimessa dal fondo. Da parte del Bambola però già si osserva una partita importante, una partita con capovolgimenti di fronte con due squadre che quando attaccano sanno entrambe farsi valere. Il Montepaone certamente sta esercitando un maggiore predominio territoriale, ma Palmisano è riuscito a bloccare le velletà offensive della squadra di Mister Pisano con un intervento veramente lodevole. È ancora Palmisano che batte lungo, il colpo viene stoppata la palla da Oppedisano e poi Morabito ancora Oppedisano, fermato dall'intervento di Conidi che poi interviene con decisione commettendo fallo eh, su Pugliese che rimane a terra è uno di quei tackl dove si può prendere palla o piede in questo caso penso si sia preso un pezzo di palla e un pezzo di piede di Pugliese e noi approfittiamo un attimo perché oggi Maurizio Vatrano lo salutiamo ma abbiamo i due discepoli eh, intervistiamo il primo Maurizio come ti chiami Emanuele Discepolo di Maurizio Vatrano sempre Maurizio, un ragazzo che sta imparando e sa tutti i segreti del computer Eh non so se sono queste le sue intenzioni, ogni tanto mi fa qualche domanda però non, non approfondisce mai diciamo E l'altro discepolo come si chiama? Eh penso sia il, il cugino, giusto? Il nome mi sfugge che... Raffaele Raffaele, e allora noi salutiamo Maurizio, ti disturberemo anche dopo perché intanto la partita è ripresa, siamo al dodicesimo minuto. Quindi tutti quelli che vogliono essere discepoli di Maurizio Vatrano possono venire qui al Comunale di Monte Paone, c'è posto per tutti in tribuna, sempre prenotando. E intanto riparte il Monte Paone con Conidi che cavalca lungo la corsia di destra, si ferma, si riappoggia con su Gianmarco Lombardo che continua a fare il libero aggiunto quando il Monte Paone imposta l'azione con. Can che controlla la palla e si appoggia ancora a Lombardo e tutto il Montepaone esclusi questi tre giocatori è nel metà campo del Mammola il tocco però viene intercettato dai giocatori del Mammola recupera ancora Domenico Voci che scambia con Coniddi senza guardare lancia verso eh, Procopio buono l'intervento di Fuda che interrompe questa trama offensiva Marco Voci elegantissimo nello stop mette la palla dentro per Procopio probabilmente c'era... C'era il fuorigioco, eh, Giuseppe Ranieri si è distratto, non stava guardando il nostro monitor di servizio, però eh, c'era il fuorigioco Giuseppe? No, non stavo guardando, stavo scrivendo. No? anche perché trascrivere, avere due monitor davanti più fare l'uomo varri insomma è veramente una vita dura comunque il fuorigioco giustamente è stato segnalato dal, uh, dall'arbitro e quindi si ripartirà con il calcio di punizione affidato a Palmisano che supera la metà campo il colpo di testa è di Mellace stop elegante di uh, Procopio. Paparazzo cerca di imbeccare Mungo che vince il che entra in aria, salta un avversario viene contrato all'ultimo momento da un ottimo intervento di Catalano che ci mette il piede, mura il tiro di Mungo e permette a Palmisano di recuperare con tranquillità il pallone Tredicesimo minuto, 47 secondi, 0-0 tra Montepaone e Mammola ma certamente una partita che non risparmierà emozioni e che quindi premierà tutti quelli che hanno scelto di passare questa domenica pomeriggio al comunale di Montepaone ancora Paparazzo che scambia con Mungo che sulla sinistra si gira, parte mentre Paparazzo si sovrappone riceve a sua volta il pallone, ha di fronte a Serigitano controlla la palla, si gira Paparazzo elegantemente mette in mezzo un pallone veramente preciso e ci mette la testa Gennaro molto bene evitando che la sfera finisca tra i piedi di Marco Voci lo stesso Marco Voci anzi no cede a Fiorentino come da competenza che effettua la rimessa laterale e Fiorentino che si prepara appunto a toccare per Domenico Voci che a sua volta appoggia per Fiorentino non era uscita la palla o almeno così c'era sembrato ma l'arbitro che è molto vicino fischia subito e quindi è calcio di fondo e allora approfittiamo Giuseppe mi sa che è già finito lo spazio che che domani occuperai sulla Gazzetta del Sud perché hai scritto una pagina. No, vabbè, ma poi alla fine si prendono le cose più, più importanti, quelli che sono gli eventi che hanno regolato la gara. Al momento possiamo dire che il Montepone sembra essere davvero entrato in partita e punge eh, come, come si dovrebbe per le parti di Palmisano, che si è rivelato provvidenziale già in due interventi, quindi una gara, una gara veramente bella con un Montepone che fraseggia bene al centro e sembra essere ritornato il Montepone che abbiamo visto negli ultimi tempi anche perché una sconfitta eh, a San Calogero non è certamente un fatto negativo ci può stare in un campionato che il Montepaone comunque giocherà sicuramente all'avanguardia così come farà anche il Mammola e intanto Ienco e Mungo, la catena di sinistra della squadra del Montepaone dialogano si inserisce con decisione Catalano rubando la palla e conquistando anche una rimessa laterale mentre se ne è andato il primo quarto d'ora di gioco tra due squadre che non stanno lesinando l'impegno e soprattutto stanno premiando il sole che bacia oggi il frabotto Mannis e che rende ancora più avvincente tutto il quadro coreografico di questa partita. Chiaramente vanno salutati anche i nostri amici, raccattapalle, che sono da un lato e dall'altro. Notiamo che, dalla parte di Gianmarco Lombardo, eh, ci sono quelli più giovani mentre quelli più esperti e anziani, ma parliamo appunto di età e giovani, di giovanissimi. Solo dalla parte del portiere del, del Mammola, e ancora Cannistrà che riceve dopo aver dialogato con Lombardo allarga verso Jenko, che proprio sull'out di sinistra. Cerca di azionare le sue leve per partire in velocità. Ha di fronte a sé la Ganà, scambia con Mungo, si inseriscono i due. Appoggio per Domenico Voci, buona l'idea, ma non riesce a chiudere il triangolo. Ienco che si era sovrapposto ed era andato però sempre marcato. Da, se non abbiamo visto mai dal numero 7, eh, la e dal numero 2, Catalano, che formano la catena di destra della zona difensiva del, del Mammola. Sempre marcato, dicevamo. Ienco, e la palla finisce sul fondo. Sarà il portiere Palmisano con le sue manone rosse ma per il colore dei guanti a effettuare questo rinvio ancora un colpo di testa Mungo riceve la palla di fronte a sé catalano lo punta si sovrappone paparazzo Mungo però preferisce accentrarsi per Mellace Mellace controlla sventaglia aprendo il fronte d'attacco verso Fiorentino che scambia ancora un po' il ritardo con Conidi Morabito si inserisce chiede il fallo di mano Conidi si ferme parte Morabito che vince anche il tackle con Mellace e poi la palla finisce a Galluzzo non Lucchi lancio per Laganà stop di petto, ha di fronte a Seyenko, non si ferma mai la Ganà quando parte, però in questo momento si accentra, cerca la fucilata da lontano, non riesce a trovare la giusta coordinazione e la palla finisce tra le braccia di Gianmarco Lombardo che riparte subito in zona Mungo elegante lo stop, si gira, si appoggia su Paparazzo, l'uomo di esperienza che insieme a Mellace forma un poco la cerniera di centrocampo insieme anche a Domenico Vosci del Montepone proprio Domenico Vosci che scambia facendo soltanto due tocchi con, con Idi, terzo tocco per Appoggiare poi su Cannistrà e tutto il Monte Paone si è già schierato nella metà campo del Mammola, che ha soltanto in Pugliese l'unica punta offensiva. Il lancio lungo non permette a Fiorentino, Francesco Fiorentino di raggiungere la sfera e si riprenderà quindi con una rimessa laterale in favore del Mammola. E a questo punto vediamo eh, Mimmo Cosentino che guarda lontano: Mimmo, però non è possibile avere dieci stanzini nella tribuna stampa e tu scegli sempre quello più lontano per farmi avere difficoltà a intervistarti. No, solo che è più comodo dove sto io, quindi ecco, è solo questo è il motivo. Beh, stiamo vedendo un buon Montepone, ma anche un buon Mammola, però ecco, il Montepone deve stare attento sulle ripartenze del Mammola, perché sta giocando proprio su, sulle, sulle ripartenze, sta giocando con un, un 4-3-2-1, proprio per poterne approfittare nelle, nelle ripartenze grazie Mimmo, quello che tu non dici è che il tuo stanzino è quello dove rice che riceve meglio la, eh, il wifi e quindi permette i collegamenti migliori intanto la palla è finita in rimessa laterale sarà ancora compito di Gennaro effettuare la rimessa ma la cede al capitano della squadra Fuda che appunto si prepara a effettuare una rimessa di lunga gittata probabilmente e il pallone finisce però dove lo tocca di testa Domenico Voci la palla si impenna ma c'è stata una gamba tesa da parte di Oppedisano e quindi si riprenderà con una punizione in favore del uh, Montepone. Ricordiamo che nell'anticipo... E ci dice Mimmo Cosentio che il San Calogero ha già rimesso le cose a posto perché appunto ha pareggiato. Cerca di andarsene intanto. Ienco evita l'intervento anche di Pugliese con uh, Mellace che mette in mezzo, ma è sicuro l'intervento di Morabito. Stoppa al volo di Procopio, scambio Marco Voci, combattimento a sportellate con uh, Rigitano e alla fine esce Palmisano e fa sua palla. Dicevamo che nella partita di ieri il Tropeo ha regolato per 2 1 il Pianopoli. Quindi oggi abbiamo tutte le partite che si svolgono in simultanea, non c'è calcio spezzatino nella nostra categoria e questo ci fa sicuramente piacere. Attenzione Marco Voci ruba palla solo davanti a Palmisano, miracolo di Palmisano che... Va a terra all'ultimo momento, irretendo Marco Voci che cercava il tunnel ed è stato il piede destro di Palmisano che ha evitato una segnatura che sembrava sicura. Dopo che Marco Voci era stato intelligentissimo ad approfittare di un passaggio arretrato della squadra del Mammola, e ancora però Mellace non si ferma. Il Monte Paone scodella la palla verso Domenico Voci, ma è troppo lungo appunto il lancio. E questa volta incominciavo a credere che Palmisano voglia scrivere a lettere d'oro il suo nome nel registro del migliore in campo, siamo sì al ventesimo ma ha già fatto due interventi di eh, pregevole fattura, sarà proprio Palmisano a calciare dal vertice sinistro della propria area piccola del portiere, il lancio a cercare la ganama, si inseriscono Ienco e Mungo a raddoppiare la marcatura sul giocatore che però cerca di andarsene in bello stile, alla fine viene premiato dalla chiusura, dalla chiusura di Ienco con una rimessa laterale appunto in favore della squadra ospite del Mammola che ha in Palmisano in questo momento l'uomo che sta facendo le cose migliori della partita difendendo la propria porta dagli attacchi del Montepone. Recuperazione ancora Morabito, viene fermato da Domenico Voci. Mellace evita eh, pugliese e viene evitato anche l'intervento di Oppidisano con un lancio però eccessivamente lungo. Giuseppe, tu come avresti tirato solo davanti al portiere? Beh, di destro chiaramente sul secondo palo, però è stato veramente bravo Palmisano perché è riuscito a sventare l'incursione di Marco Voci. Un gol che sembrava fatto, ma Palmisano ha detto no intanto c'è una rimessa laterale con Jenko che si appresta appunto a batterla e il signor Ramundo che dice che bisogna stare a una certa altezza perché le distanze sono distanze. Cannistrà mette in mezzo la palla Galluzzo ribatte. Stop di Conidi, anzi colpo di testa a favorire Cannistrà che salta in alto e tocca per Paparazzo. Ruba palla molto bene Lombardo, se ne va la Ganà molto eh, agilmente, salta due avversari, punta eh, al centro dell'area e sbaglia l'ultimo tocco che era quello che doveva favorire Pugliese, ma questo la sicuramente sta dando del filo da torcere ai marcatori del uh, Montepaone sulla propria fascia di competenza e ancora Mellace che si appoggia su Canistra quando siamo giunti al ventiduesimo minuto del primo tempo 0 0 tra Montepaone e Mammola Canistra e Conidi il consueto fraseggio per iniziare appunto a dialogare e poi riceve ancora la palla Canistrà che vede Conidi e si è aperto un fronte che gli permette di superare la metà campo e Conidi ne approfitta pienamente movimento di Fiorentino ma Conidi alla fine sbaglia il tocco e il lancio di Morabito è per Pugliese che cerca di prendere in velocità Cannistra che copre la palla e si appoggia poi su Lombardo che scambia con un Marco Voci il ripiegamento difensivo che evita anche Oppedisano, serve con Idi ancora Domenico Voci Marco Voci si gioca con pochi tocchi e si cerca di lanciare Mellace si inserisce molto bene Gennaro e poi è Galluzzo che non riesce a trovare la misura giusta per servire il numero 10 Morabito comunque notiamo che è vero che siamo in prima categoria ma tutti stanno dando del tuo alla palla giocando di prima e con una certa sicurezza. E ancora Marco Voci che evita il fallo e permette poi a Domenico Voci di partire in velocità ottima la chiusura di Rigitano che Completa la diagonale ed impedisce appunto al giocatore del Montepone di arrivare in zona tiro o in zona passaggio pericoloso. E ancora Fiorentino con paparazzo che fa movimento, prende un'autostrada per Mellace, lancio lungo verso Mungo che si fa scavalcare dal pallone. Appoggia poi per Rienco. Jenko recupera la palla di sinistro, mette in mezzo e svetta di testa Fuda fino a colpire nella zona di Morabito che rilancia, però è stato un bel combattimento perlomeno al quinto piano tra Fuda e Salvatore Procopio. Recupera ancora Cannistra che alza la testa, eh, scambia ancora con il compagno, si tratta di Mungo, riceve poi Mellace, Mellace attenzione perché Pugliese gli ruba palla ma commettendo fallo e eh, Ramundo che era lì a 4-5 passi nota il fallo e fischia. La punizione, però Pugliese è proprio il classico attaccante di movimento. Quello che tra Immobile e Belotti servirebbe all'Italia. Ebbene, l'avevamo detto prima dell'inizio, Pugliese ha quattro gol eh, ha avuto un eccesso di, agoni di, di agonismo perché ha colpito Mellace cercando di rubare la palla, ha dato un pestone. Però è un calciatore che riesce a spuntarla e a fare la differenza. E ricordiamo che a quattro gol nella classifica dei Cannonieri ci sono anche Salvatore Procopio e Marco Voci, mentre Zaffino del Serrese vola a 11 reti ed è primo appunto nella speciale classifica dei Bomber. Parte Mellace, si appoggia su Paparazzo che riceve palla, aspetta che si apra la difesa, mette in mezzo il pallone Marco Voci, anticipato all'ultimo momento dal numero 3 Oppedisano, se non abbiamo visto male, e si era creato un bello spazio, ma Oppedisano è riuscito a chiudere questa traiettoria. Ancora Conidi che scambia ma ruba palla a Gennaro e ancora una volta Mellace si chiude la difesa del Montepaone con Morabito che riesce comunque a toccare la palla ma non a mantenerla in campo e quindi ci sarà una rimessa laterale da parte di eh, Fiorentino Mellace, Domenico Voci ad, ad, uh, evita l'intervento di Gennaro e si appoggia su Conidi che poi scambia subito con Canistra aprendo il fronte di gioco, è evidente l'intenzione del Montepone di sfruttare in ampiezza quanto più possibile il campo di gioco aprendosi e cercando a, a sua volta di aprire la difesa, la stretta difesa del Mammola che in questo momento prevede 5 giocatori appunto in linea, riceve Mungo, stop e si gira, evita l'intervento o ci provo di Rigitano appoggia per Ienco, accelerazione di Ienco e stava per crossare. Ma Catalano è ancora un francobollatore notevole perché mette la palla in calcio d'angolo. Secondo tiro dalla bandierina. Ricordiamo che nel precedente, con uno schema, il Monte Paone si è rivelato molto, molto pericoloso. Intanto i tifosi si stanno scaldando, si tratta di tifosi attenti anche all'aspetto tecnico e quindi, dal palato fine, che riescono a notare tutte le belle azioni che le due squadre stanno mettendo in campo. Il calcio d'angolo è affidato al destro di quell'Armando Mellace che sa dove mettere il pallone. Parabola Tesa, Palmisano e poi ci pensa Oppedisano a recuperare il pallone con paparazzo che tira murato da Rigitano. Riparte ancora la Ganai, innescato da Pugliese, ma Conidi è rapido nel. Bloccare la palla, non va fuori, recupera ancora Mellaci, ancora un cross in profondità, esce con sicurezza Palmisano chiamando la palla, facendo la sua e facendo quindi rifiatare la propria difesa. C'è stato per un attimo un'incertezza che però è stata de determinata da una deviazione in mischia e quindi Palmisano è riuscito a fare quello che poteva impedendo ulteriori problemi alla propria porta. Il colpo di testa favorisce Galluzzo, poi Pugliese che apre in velocità per Gennaro che riesce a evitare, no, non ci riesce a evitare che la palla finisca fuori e quindi rimessa laterale in favore del Montepone con Fiorentino che si appoggia su Voci che arretra fino a poi a passare a Conidi e indovinate un po' a chi passa Conidi a Cannistrà perché non si comincia un'azione se non ci sono le due C Conidi, Cannistrà riceve palla ancora Paparazzo Cannistrà tocco per Ienco che incomincia a partire sulla fascia di sinistra con Mungo che riceve dopo avergli aperto uno spazio doppio passo di Mungo ha di fronte a sé eh, Catalano non riesce a, a superarlo e poi alla fine tra una sportellata e l'altra si conquista un buon calcio d'angolo e un bel combattimento quello tra uh, Catalano e Mungo. Questa volta sarà Domenico Voci ad andare a calciare questa palla dal corner, ma c'è già un movimento almeno di tre giocatori, c'è anche Fiorentina, anzi eh, si sovrappongono appunto i giocatori, arriva il cross Cannistra, colpo di testa di Cannistra e poi Conidi era uscito male Palmisano Ministra ha colpito di testa e Conidi poi ha calciato eh, verso la porta ma è stato ancora una volta murato e quindi quarto calcio d'angolo. Ennesimo schema per il Montepone con Fiorentino e Mellace che si preparano appunto a battere chiedendo la distanza per quanto riguarda Gennaro. Ramundo dice un attimo ci penso io e quindi fa... Eh, Arretrare appunto i giocatori, si dicono qualcosa eh, i giocatori del, del Mammola tra di loro, marcano a zona ma è una zona mista perché i lunghi sono marcati a uomo, scambio Mellace e Fiorentino, ancora Mellace questa volta di sinistro, palla che vede Rigitano uscire di testa con Laganà che di petto prima difende la palla e poi si fa fare fallo da Paparazzo permettendo alla propria squadra di tirare un sospiro e di uscire da una situazione leggermente complicata visto che il Monte Paone si era presentato in forze all'interno dell'area di rigore del, uh, del Mammola. Comunque, emozioni una dopo l'altra, anche se siamo ancora sullo 0-0. Sì, è una bella gara. Il Montepone ha alzato il baricentro e cerca di pressare eh, incessantemente la retroguardia ospite, che però si, si, si difende bene, cerca di ripartire con veloci ripartenze eh, ad opera tutte di Pugliese, eh, da notare come il, la, la squadra ospite praticamente in fase, in fase difensiva gioca con 5 uomini in difesa e quindi è molto difficile penetrare per il, per il Montepone. Intanto la palla è finita Palmisano che rinvia superando la metà campo nella zona di Galluzzo che colpisce di testa facendo da sponda per Laganà, di fronte a Seienco si appoggia su Pugliese che guadagna qualche metro e poi cerca l'appoggio per Morabito, buon ritorno di Mungo, gran tiro di Morabito! È una fucilata insidiosissima che vede con la mano di richiamo Gianmarco Lombardo andare a togliere la palla da sotto la traversa e quindi suono squillo di trombe rispondono le campane del Montepaone Calcio d'angolo per il Mammola, però in porta abbiamo due signori portieri, da un lato Palmisano, dall'altro un ottimo Lombardo che dice di no a un tiro scagliato dai 25 metri di destro. Sarà ora il calcio d'angolo da parte di Galluzzo che si prepara. Appunto, con attenzione e anche in questo caso vediamo che il Monte Paone marca a zona nella propria area di rigore. Qui ci potremmo parlare per ore se sia meglio marcare a zona o a uomo. Esce intanto Gianmarco Lombardo, recupera il pallone e aspetta che la sua squadra salga prima di appoggiarsi a Cannistrar. Riceve la palla Cannistrar. Quando abbiamo superato da un minuto la mezz'ora di gioco con il Monte Paone e il Mammola ancora fermi sullo 0-0, il tocco è per Mellace, subito pressato dalla Arrivo di Morabito e pugliese insieme quindi lo scarico nei confronti di Lombardo. Che poi calcia con precisione andando a cercare il destro: il piede destro eh, di eh, Mungo. Anzi, no, si trattava di Ienco. Riparte ancora la Ganà che in velocità riesce a mantenere la palla di fronte a Sejenco. Scontro bellissimo tra i due, correttissimo, non c'era probabilmente fallo, anche se è entrato deciso Ienco che si offende con l'arbitro con un gesto che comunque non va bene, l'arbitro comunque non estrae cartellini gialli, eh, qui il nostro millennials ha avuto un attimo di nervosismo. Sì, ma non è stata un'entrata un diciamo, fallosa, cattiva, è entrato sul pallone e c'è stato il contatto tra i due stinchi, per cui eh, secondo me non era punizione. Comunque, è necessario il soccorso medico per quanto riguarda la Ganà, quindi decisa l'entrata uh, del numero 3 Ienco. E quindi, mentre si preparano per andare a vedere, noi richiediamo un attimo a Maurizio Vatrano, facciamo un flashback. Mi dicevi prima della partita che a San Calogero il Montepone non ha demeritato? No, il primo tempo è stato giocato molto bene, purtroppo le, le conclusioni sono una nostra pecca. Falliti tre o quattro occasioni, come d'altronde si sta ripetendo pure oggi. Il secondo tempo, invece, è una squadra irriconoscibile, forse a mia memoria, uno dei tempi. Di gioco peggiori giocati negli ultimi 3-4 anni da quando seguo le squadre di Pisan. Diciamo. E mi dicevi però: un pullman e tante macchine, 100 tifosi a San Calogero, gli ultras non mollano? Qualcuno in meno, all'inizio speranzosi, poi molto delusi. Speriamo di recuperare, soprattutto da oggi, visto i risultati che arrivano dagli altri campi. Grazie Maurizio. Intanto continuiamo a confermare quella che è un concetto ormai assodato che a Monte al campo comunale fra Bottomanis ci sono anche molte appassionate di calcio che sono brave sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista estetico. Si riprenderà mentre è uscito la Ganà e aspetta di riprendere il, il, il gioco con Galluzzo che mette in mezzo la palla, si impenna, lombardo chiama pallone, esce tranquillamente protetto da Conidi e recupera facendo salire e rifiatare tutta la. Propria difesa. indovinate un po' a chi passa a Canistra. E a questo punto Cannistrà eh, si appoggia su paparazzo, vengono a turno all'indietro sia paparazzo che Mellace che Domenico Voci creando quindi uno spazio nel, nell'asset difensivo del Mammola, recupera Conidi. Il pallone cerca di favorire Fiorentino, ma alla fine è ancora il numero 3 eh, Oppedisano che tocca per Gennaro. La palla viene rubata da scambio in velocità. Marco Voci con Procopio e Marco! Marco Voci ha rubato il pallone è andato poi solo davanti al portiere e al 33esimo e 50 secondi del primo tempo ha messo la palla dove Palmisano non poteva fare niente scavalcandolo e soprattutto costruendosi un'azione stile Real Madrid insieme con Procopio e quindi al 33esimo minuto Marco Voci porta in vantaggio. Il Montepaone è un gol molto importante, festeggiato come al solito lanciando un grosso grande pensiero a Gregorio Vatrella che ci guarda dal Paradiso e Marco Voci sigla la quinta rete del suo campionato. Riuscendo a concretizzare un momento del Monte Paone dove la superiorità territoriale si stava trasformando, appunto, in una superiorità più netta, 1-0, ma il Mammola sicuramente non ci sarà. E vediamo già Pugliese pronto a far ripartire la propria squadra perché la partita è lunga e sicuramente entrambe le squadre possono regalarci dei momenti di grande gioco. Recupera, intanto, Catalano pressato da Mungo, ma la palla finisce in rimessa laterale, e sarà, appunto, ancora Catalano effettuato questa rimessa con un mammola che senza aver demeritato si trova però eh, sotto di un gol perché la pressione costante e continua del montepaone ha dato il frutto ma soprattutto il frutto è nato da un dialogo ad alto livello calcistico tra eh, marco voci e salvatore procopio penso che giuseppe ranieri sia d'accordo più o meno su questa analisi sì, 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 è stato un alto livello tecnico. Procopio di consueto gioca fa le giocate di tacco, ma ha aperto in maniera bellissima per Marco Voci che con un guizzo si è proiettato in aria in diagonale ha superato il portiere. Tant'è che può fare la differenza e Intanto il signor Ramunda per un attimo si è lanciato a Leeds in Inghilterra perché non ha fischiato un intervento spalla contro spalla. Intanto il tiro di eh, Morabito non impensierisce eh, l'intervento di eh, Lombardo anche se c'era Laganà pronto a recuperare qualche eh, rimbalzo. Mentre intanto scambiano ancora i giocatori del Montepaone con Paparazzo, eh, Canistra e poi l'apertura verso Conidi. Arriva come un falco Morabito, Conidi si appoggia su Canistra e ricomincia a tessere la propria tela. Il Montepone con il tocco verso Ienco interessante il rientro per aprire uno spazio da parte di Mungo ma Ienco che viene francobollato da Oppedisano e Laganà anzi da Catalano e Laganà che sicuramente sulla destra sanno benissimo il fatto loro e Gennaro che si intromette in un diagonale del Monte Paone, tocca per Galluzzo eh, arretra per Catalano impennata della palla che finisce poi a Canistrà che la stoppa di, eh, di coscia e poi la mette a terra scambiando ancora col rientro entro di Domenico Voci e chiamando in causa Lombardo a questo punto quando siamo al 36 ⁇ 41 secondi e una manciata di decimi il Montepaone ricomincia la propria azione però con la consapevolezza di essere in vantaggio e me che l'altezza del centrocampo sventaglia in, in direzione che però favorisce la canale tocco è per rigitano pugliese stop e apre subito per la partenza del numero 3 di Sano parte in velocità il giocatore con le scarpette rosse mette molto bene in mezzo per Gennaro Lombardo e Conidi chiudono ogni spazio però l'intenzione del numero 3 del Mammola era veramente interessante ancora Mellace che riceve da Domenico Voci si gira e riappoggia per Lombardo in maniera da poter far schierare tutta la squadra e quindi ragionare così come vuole mister Pisano a questo punto però vedendo che Giuseppe Ranieri è molto lontano da me eh, Giuseppe e che hai paura delle testate giornalistiche No, assolutamente no, no. È una questione di spazi, quindi siamo, siamo distanti per una questione di spazi, non per altro. E quindi l'affetto rimane imperturbato e il tocco è per Pugliese che eh, ecco, fa impennare la palla il rientro del giocatore del Montepaone e poi è Cannistra che recupera e dice stiamo calmi, manteniamo l'ordine e affidiamoci a Lombardo che poi tocca per Conidi che riceve palla sul settore destro, scambia con Cannistra all'altezza dell'area di rigore del Montepaone con le due punte Procopio e Vosci che già si stanno guardando per eventuali incroci magici nel caso che la palla arrivasse nella loro zona di competenza. Lombardo cannistrà con Idi e un dialogo fitto e sereno tra i due con Morabito che cerca di dare fastidio Fiorentino, Mellace, Paparazzo e ancora Morabito, stoppa Fiorentino. Il tocco è per Marco Voci, molto deciso ma corretto l'intervento del numero 3 Oppedisano, rimessa laterale in favore del Mammola con Oppedisano che si prepara appunto a battere sia Oppedisano che Catalano, i due esterni della squadra del Mammola, sono sicuramente due giocatori rapidi, veloci e anche capaci di contrastare in maniera corretta ed efficace i propri avversari. La palla sbatte sulle spalle di eh, Francesco Fiorentino, ancora una rimessa eh, sempre di competenza all'esterno di sinistra Oppedisano, scambio con Galluzzo, cerca di andarsene, lo ferma Fiorentino, tocca per Marco Voci che vede Procopio, ottimo lo stop, sembra che abbia baciato il piede di Procopio, la palla è l'intervento deciso di Oppedisano che impedisce a Domenico Voci di recuperare la palla e il cartellino giallo che viene estratto in anticipo dal signor Ramundo che eh, considerando probabilmente la giustezza della sua decisione appunto aspetta che Oppedisano si possa rialzare per potergli eh, combinare la sanzione del cartellino giallo Giuseppe tu hai visto tutto anche al replay sì, è stato un fallo tecnico, l'arbitro ha fatto bene a redarguiri ad ammonire il calciatore, ma eh, l'idea sostanzialmente era buona e poteva essere veramente pericolosa e questo giustifica l'intervento falloso. Però un buon Montepaone. Siamo a circa 28 metri e 50 centimetri dalla porta, così ci dice il nostro computer, dalla porta della difesa da Palmisano. Ed è Mellace che si prepara a calciare prendendo appunto le giuste misure con una barriera. In questo momento di tre persone da parte del, del Mammola, anche se Ramunda ritengo che li porterà all'interno dell'area di rigore e li porterà tutti e cinque, così come vuole appunto eh, Palmisano. Quindi, barriera a 9 metri e 15 regolamentari. Stabiliti dal signor Carmelo Ramundo e la sezione Di Paola, e ora diventano addirittura, eh, no sono, rimangono sempre quattro. C'è un movimento appunto a coprire tutte le possibili situazioni di gioco con Mellace che sta già fotografando la porta con il suo radar collegato al piede destro. Ecco che Ramundo si allontana: è probabile che fischierà. E nel momento del fischio, quando siamo al quarantesimo di gioco, eh, Mellace si prepara a battere solo sul palo di competenza Palmisano, parte Mellace e. Palmisano però fa il passo giusto verso sinistra, coprendo la zona e recuperando la palla. Il lancio però è eccessivamente veloce e rapido e la palla si perde in rimessa laterale. Non permettendo alla Ganà di recuperare la sfera. E con Fiorentino che si appresta a battere nella zona di Procopio. Stop di suola, protegge il pallone dall'intervento di Morabito, giusta la segnalazione dell'arbitro. Punizione con Procopio che nel proteggere la sfera. Appunto ricevuto un colpo ed è andato giù per terra. Si preparano. E intanto Mimmo Cosentino, tu che hai il wifi nel tuo studiolo, cosa ci dici? Il San Calogero ha ribaltato il risultato, adesso vince 2-1 a Serra. San Calogero modello Juventus però Montepaone formato Napoli e quindi ci potrebbe essere un bel campionato molto avvincente sono Paparazzo e Mellace che si preparano a battere in questo momento parte Mellace e poi Paparazzo a calciare Marco Voci colpisce di testa quel tanto che basta per indirizzare la palla verso la porta ma leggermente fuori e Palmisano comunque era sulla traiettoria stiamo entrando tutti insieme nel 42esimo minuto di gioco 1 0 per il Montepaone rete al 33 di Marco Voci su assist di Salvatore Procopio dopo un triangolo veramente magistrale. E Mammola che comunque sta vendendo cara la pelle cercando di mantenere uno stile di partita che non cambia tra lo 0-0 e l'1-0, perché appunto si tratta di fare grande movimento con un grande sacrificio delle punte, in particolare di Pugliese e di eh, Pietro Morabito. Il tocco per Mellace che evita l'intervento di Galluzzo con eh, Fuda e Marco Voci e poi Oppe di San. Che alza la palla. Il tocco ancora a favorire Domenico Voci, finezza con Fiorentino che arriva al cross, mette in mezzo. Colpa di testa ed è stato Salvatore Procopio. Ma a questo punto un 10 merita anche Domenico Voci che senza toccare palla ha innescato Fiorentino che poi ha messo in mezzo. Salvatore Procopio schiaccia per terra, scavalca il portiere, raddoppia quando siamo al 42esimo di gioco e il Montepone mette in frigo il risultato, anche se non si può mai dire nel calcio, però due gol, due gol sostanzialmente meritati, due gol dei due bomber, prima Marco Voci, poi Salvatore Procopio che quindi viaggiano insieme a cinque reti nella classifica dei marcatori. Eh, giustamente i giocatori del Mammola Parlano un po' fra di loro perché c'è stata questa apertura che ha favorito Fiorentino, ma niente da dire, è stata una bella azione e quindi onore al Monte Paone con un Mammola che ora dovrà cambiare radicalmente la struttura della propria partita. Galluzzo cerca di andarsene, si appoggia per eh, Catalano, che poi tocca per Rigitano che lancia nella zona di Pugliese. Colpo di petto di Mellace, Marco Voci tocca verso eh, Procopio. Né, né lui né Fuda raggiungono il pallone con Rigitano che si appoggia per. Gennaro ha di fronte a sé Mellace, non si passa su questa corsia e ci sarà una rimessa laterale in favore della squadra ospite. Il Mammola con il numero 3, Oppedisano, che si prepara appunto a effettuare la rimessa in gioco. Con le mani, uh, il Mammola si, eh, si muove con Galluzzo che riceve palla, scambia con Oppedisano. Ancora Galluzzo si gira per appoggiarsi. Poi a Capitan Fuda che lancia lungo, sventaglia nella zona di competenza. Di Laganà che riceve la palla, ma viene fermato da Ienco, recupera ancora Catalano. Scambio con Morabito che si è spostato a destra, alza la palla nella zona di Pugliese. Intervento deciso di Conidi e fischia Ramundo. In questo caso Pugliese è andato giù. Forse Conidi ha alzato troppo la gamba e quindi punizione quando siamo all'altezza dei 30 metri rispetto alla porta difesa da Lombardo. 2-0 tutto in frigorifero o la partita è ancora da giocare, Giuseppe? No, no, la partita è ancora tutta da giocare, la partita finisce quando l'arbitro fischia, questo è un insegnamento classico del calcio. Il Bammola sta avvenendo veramente cara alla pelle, il Montepaone ha avuto due sussulti di cui l'ultimo di grande fattura tecnica e... ma il match ancora è ancora tutto da giocare. E ringraziamo Giuseppe Ranieri, versione Vujadin Boskov E vediamo che ora la punizione vede Galluzzo prendere le misure. Mentre, come ci suggerivano anche dal coordinamento tecnico, sarà di un minuto il recupero. In questo caso, Ramundo eh, Carmelo Di Paola lo segnala. E intanto fa porre a circa 9,20 metri di distanza, come ci dice il nostro computer, la barriera formata da tre persone. Così richiesta da Lombardo anche lui sul palo di competenza con Galluzzo che sta prendendo le misure per far partire un destro che però da quella distanza dovrebbe essere di grande fattura per poter impensierire appunto Lombardo tutto è pronto, il fischietto è nella bocca di Ramundo come giusto che sia e vediamo se lo utilizzerà con la consueta dose di fiato parte Galluzzo di destro il pallone viene si rimbalza sulla schiena di Mellace, non avrebbe potuto fare niente Lombardo ma la palla finisce in auto per il secondo calcio d'angolo del uh, Mammola con Rigitano e Fuda che scendono lasciando la difesa a Catalano e Oppedisano, sono i due centrali alza, chiama uno schema Laganà parte di destro, il pallone arriva nella zona di Lombardo che smanaccia portando lontano la palla, ancora Galluzzo che recupera e il signor Ramundo che quando siamo al 46esimo e 25 secondi manda tutti negli spogliatoi quindi anche noi ci prendiamo una breve pausa ricordando che il risultato ora è di 2 a 0, le reti di Marco Voce al 33esimo e di Salvatore Procopio al 42 esimo tra Montepaone e Mammola e a risentirci tra pochissimo. Ricevitoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, triste giornaliere e Win for Life ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Geracce. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Su di noi puoi scommetterci. Gentili telespettatori bentornati per godere e gustare il secondo tempo della partita Montepaone-Mammola. Un saluto alla squadra esterna 65 di S1TV guidata da Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, col commento tecnico di eh, Giuseppe Ranieri, il uomo dei numeri Maurizio Vatrano, il coordinamento giornalistico di Adele Chiara e la voce di Giorgio De Filippis. Stanno rientrando le squadre in campo e mentre Giuseppe Ranieri si prende il faticoso incarico di vedere se ci sono sostituzioni... Abbiamo qui in tribuna stampa, comodamente seduto su una sedia in pelle, il presidente degli allenatori dell'AIAC di eh, Raffaele Pilato, che non può mancare da un commento quanto è comoda la tribuna stampa in Montepaone e come mai qui, per vedere le, il calcio dimostrato le due squadre. Eh, la, la tribuna va bene, c'è pure la sedia, quindi siamo a posto. Sono arrivato in ritardo per vedere questo, diciamo, questa, questa gara interessante, adesso vediamo il secondo tempo. Poi... Magari il commento tecnico, prettamente tecnico, lo facciamo, lo facciamo alla fine. Soprattutto sarà compito di Raffaele Pilato spiegarci quali sono gli schemi applicati. Noi su suggerimento di Mimmo Cosentino optavamo per un 7-5-12, ma eh, di questo ne parleremo do dopo. Ed ecco che stanno tornando in campo le squadre. Giuseppe, non mi sembra che ci siano sostituzioni. No, al momento non mi sembra. No. E quindi le squadre avranno le stesse formazioni del primo tempo, ricordiamo il Mammola con Palmisano, Catalano, Oppedisano, Lombardo, Rigitano, Fuda, Laganà, Galluzzo, Pugliese, Pietro Morabito e Gennaro. Mentre invece il Monte Paone schiera Lombardo, Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Canistrà, Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Mungo, Domenico Voci. E intanto sono arrivati praticamente tutti, si è riempito anche il secondo anello. 2-0 il risultato col quale si ricominciano le ostilità sportive e il signor Ramunda, Carmelo Ramunda della sezione di Paola che si prepara in questo momento a dare il via alla seconda frazione di gioco che vedrà sicuramente eh, il Mammola eh, tirar fuori tutti gli assi tutte le sue carte migliori per recuperare il doppio svantaggio che si è venuto a creare dopo un primo tempo che il Monte Paone ha giocato con grande accortezza e precisione la palla si impenna per Fuda che colpisce di testa nella zona dove Paparazzo combatte con Lombardo, Danilo Lombardo che però gli ruba palla, la protegge la scarica poi verso Rigitano che la fa impennare nella zona di Pugliese corpo a corpo con Conidi recupera ancora Fuda e sicuramente il Mammola è sceso in campo con la voglia di recuperare il doppio svantaggio. Ancora il tocco a favorire eh, Morabito che appoggia nella zona di eh, Pugliese, ma viene ribattuta la palla e la recupera eh, Oppedisano che è riconoscibile per le scarpette rosse. Ancora Morabito che di destro mette in mezzo il pallone, la palla taglia tutta l'area di rigore, però Pugliese non aveva chiuso la diagonale e Lombardo fa sua la sfera con sicurezza facendo risalire tutta la squadra e poi scaricando il pallone eh, sui piedi di Canistra, che ormai è diventato il fulcro del gioco difensivo del Montepaone insieme a Conidi. Eh, Cannistra conidi è eh, una doppia C come Chiellini e Bonucci che invece sono una B e una C. Il tocco di testa favorisce il ritorno di Oppedisano che scambia col compagno che poi appoggia per Mercurio e ancora Mellasce che dà Procopio che cerca di l'imbucata per eh, Domenico il tocco che era troppo corto, per poco non arriva Marco Voci e Palmisano di sinistro mette in out. E comunque quando giocano di prima i giocatori del Montepaone sono di un altro pianeta. Sì, sì, quando giocano di prima, come più volte chiede Mister Pisano, il Montepone riesce a pungere all'altezza giusta. Il, il Mammola sta cercando di porre a segno tutte le frecce del suo arco per recuperare questo, questo vantaggio. E assisteremo sicuramente ad un bel secondo tempo. Intanto è Oppedisano che ti segnalo Giuseppe perché sembra un ottimo giocatore sulla fascia di competenze che tocca per Pugliese, velo per Morabito, scambio Pugliese-Morabito la cui cifra tecnica è sicuramente elevata, ribattuta la sfera nella zona di eh, Palmisano che aspetta che arrivi la palla prima di appoggiarla a Catalano, Mungo come un falco arriva su Catalano per metterlo in difficoltà e costringerlo a un rinvio repentino che sicuramente non favorisce la precisione e ancora Cannistrà per Mellano. Marco Voci, chiusura molto buona di Fuda riparte Morabito che ha un buon controllo, uno scatto in velocità si ferma, eh, torna indietro e Mellace gli ruba palla, Marigitano è lì tocca ancora per il numero 11 Gennaro, ancora per Morabito che ha preso in mano la bacchetta dell'orchestra del Monte Paone apertura nei confronti di Laganà che fa rimbalzare una volta in più la palla che finisce sul fondo però vediamo che Morabito che indossa tra l'altro la maglia numero 10 che fu di Cisca Favasuli insomma è sicuramente un giocatore, anche lui dall'elevatissimo quoziente di capacità tecniche. E ancora uno scambio tra Conidi e Lombardo, Lombardo con destro e sinistro accarezza la palla e poi appoggia per Conidi che torna indietro da Lombardo, si apre il fronte per Cannistra che riceve palla costringendo quindi Pugliese e Laganà a un lavoro di recupero e di allungamento della squadra avversaria. E ancora Cannistra che recupera e tocca per Lombardo, chiaramente a questo punto il Montepaone non ha interesse a forzare il gioco, può raggiungere e costruire le trame così come vuole mister Pisano. Mellace, Canistrà, Mellace ora è stretto tra due avversari e alla fine subisce fallo perché il ritorno di Pugliese è stato deciso e quindi un fallo a favore del Montepaone mentre Pugliese e Rigitano non sono d'accordo sul tipo di pressing da applicare e vengono chiamati i soccorsi medici anche per la caviglia di Mellace. Comunque un Montepaone che sembra tenere in pugno la situazione nonostante l'inizio vehemente del Mammola. Beh, chiaramente è il Mammola che deve farsi vedere dalle parti di Lombardo. Il Montepaone fa bene ad aspettare, a giocare, a giocare di rimessa cercando il pertuggio giusto. Però allo, al contempo va detto che il Real Montepaone non dovrebbe stare sempre schiacciato nella propria metà campo ma dovrebbe cercare di condurre al contempo la gara. Intanto l'Highlander Armando Mellace si sta riprendendo con Ramundo che controlla anche il proprio orologio. Con attenzione, uomo preciso, sicuramente ora che siamo al quarto minuto e 34 secondi, si sarà segnato da qualche parte che deve recuperare una manciata di secondi. Probabilmente sarà costretto a uscire Mellace accompagnato dallo staff medico del Monte Paone. Mentre intanto è alle viste la prima sostituzione con Antonio Morabito che sta per entrare. Entrare e esce Gennaro, eh, lo riconosciamo appunto dall'andatura, vediamo se abbiamo indovinato. E quindi, quando siamo al quinto del secondo tempo, è eh, il numero 13 Morabito che sostituisce il numero 11 Gennaro. Quindi al quinto del secondo tempo possiamo annotare questa sostituzione eh, probabilmente un giocatore dal baricentro basso capace insomma di mettere in difficoltà e di dare il Montepaone e di dare uno spunto maggiore all'azione di attacco del Mammola il lancio è per Ienco riceve palla Procopio che anche qui eh, porta Ramundo ad arbitrare ancora una volta all'inglese, Fiorentino ruba palla entra in velocità, imbeccata per Procopio ma chiude tutto Fuda che poi evita il ritorno del centravanti del Montepaone si appoggia sul rigitano che mette la palla in rimessa laterale visto che c'è già stato un raddoppio delle marcature da parte dei giocatori della squadra di casa in divisa giallo-verde. E sarà ancora Fiorentino per Mellace con Pugliese che arriva e Mellace che scarica Noluk Luc Perienco. Si accentra, evita Morabito. Si tratta di Antonio mentre il, 4, mentre il numero 10 è Pietro. Il tocco di Fiorentino è impreciso e si riprenderà con una rimessa laterale. Con Oppe di Sano che va a recuperare il pallone tra i meravigliosi alberi di olivo del Frabotto Mannis. Come è andata la raccolta dell'olio quest'anno, Giuseppe? Credo non sia andata bene perché ha piovuto veramente poco. Per cui. Però gli alberi ci sembravano carichi di olive. Andremo comunque nel post partita a verificare. Il colpo di testa favorisce, favorisce Mellace che tocca Fiorentino, parte subito Fiorentino in velocità e stoppa con grande personalità Fuda. Stop di petto e riparte con il tocco in favore del, di Morabito che parte subito in velocità. L'appoggio però vede chiudere l'azione da parte del Montepone con Marco Voci che si disinteressa perché era partito dalla posizione di fuorigioco a questo punto chiediamo anche a Mimmo Cosentino questo importante dato sull'andamento della produzione di oliva e qui al frabotto Mannis io ti posso dare quello diciamo carattere eh, regionale la Calabria che c'è stato il 70% in più rispetto al, agli ultimi due anni quanto mi piace Mimmo Cosentino che sa tutto di tutto e anche di più, mentre un po' come Mellace che appoggia per Mungo, che riceve la palla, pettina il pallone col destro, si accentra, riappoggia Mellace, entra in aria, esterno, preciso, miracolo di Palmisano, raccoglie Fiorentino, si gianzi, Domenico Voci, si gira e conquista un calcio d'angolo, ma soltanto l'esterno destro a cercare il 7 di Armando Mellace. Vale il prezzo del biglietto pagato oggi perché è stato veramente un tiro di pregevole fattura. Ancora un applauso per quel. Palmisano che sta veramente come una saracinesca chiudendo ogni spazio della porta del Mammola e quindi difendendola con grande onore e grande professionalità. Il calcio d'angolo sarà affidato a Domenico Vosci con Armando Mellace in zona per eh, giocare appunto col consueto schema e con l'apertura del gioco di Mellace. La palla arriva dove colpisce molto bene in tuffo di testa eh, Conidi però non riesce a indirizzare nello specchio della porta il pallone che finisce 30 centimetri fuori alla destra del, del palo della porta difesa da Palmisano. Comunque un bel Montepaone, ancora un applauso per Palmisano, annotiamolo, un signor portiere. Eh sì, si è dimostrato di grande caratura tecnica, in più di un'occasione è riuscito a sventare l'attacco dello scacchiere giallo-verde e anche nell'ultima occasione ha dimostrato di essere un portiere all'altezza della situazione. E intanto il numero 2 catalano che evita il ritorno di Mungo, mentre eh, il Mammola con Miss Scarfò fa entrare il numero 14 Monteverde, vediamo addirittura esce Oppedisano, quindi a quando siamo all'ottavo minuto, praticamente possiamo già scrivere 9, entra Monteverde ed esce Oppedisano, quindi annotiamo appunto al nono minuto, anzi, Anzi, si tratta del numero 7, come giustamente ci viene indicato qui in, eh, in Tribuna Stampa. Quindi la Ganà entra a Monteverde ed esce la Ganà. Quindi prima è uscito il numero 11 Gennaro e ora è uscito la Ganà. Nono minuto di gioco, praticamente decimo: si combatte ancora all'altezza della bandierina, parte appunto il giocatore numero 13 Morabito cercando di lanciare appunto i compagni ma la palla finisce in rimessa laterale con Catalano che si prepara appunto a effettuare la rimessa colpo di testa di Ienco ancora si combatte con eh, estrema durezza tra Lombardo e Mungo sempre nell'ambito però della correttezza e la rimessa laterale è in favore del Montepaone con Ienco per Paparazzo e c'è il ritorno di Morabito che va a conquistare anzi no si tratta di Monteverde che va a conquistare appunto il pallone. Ancora una rimessa per il Montepaone, Salvatore Procopio si gira combatte, eh, tocca per Paparazzo che allarga per Mellace e a questo punto cambia tutto il fronte di gioco verso Fiorentino però l'intuizione del difensore del Mammola, si trattava appunto di Morabito, permette una ripartenza chiusa ancora una volta con decisione da quel Conidi che ormai anche lui è un perno della difesa del, del Montepaone la rimessa sarà effettuata da Oppedisano che scarica per Galluzzo, ma Ramundo non vuole, vuole che sia eh, recuperato de, de qualche metro, anzi no, segnala addirittura un controfallo. Pignolo-Ramundo o è giusto il controfallo? È giusto il controfallo. E quindi siamo dalla parte in questo caso dell'arbitro con rimessa laterale. Che sarà effettuata appunto da Fiorentino, che guadagna qualche metro. Chiede poi all'arbitro se gli piace quella posizione. E quindi effettua la rimessa laterale con Marco Voci. La palla rimbalza, torna ancora da Marco Voci. Salvatore Procopio appoggia per Paparazzo che arriva leggermente sbilanciato sul pallone, tira di piatto. E la palla finisce alta sulla trasversale della porta difesa da Palmisano, sarà ancora quest'ultimo a battere dal vertice destro dell'area piccola della propria puntaria del portiere andando. A cercare o almeno a provare a cercare eh, Morabito che si è spostato sulla sinistra, però la palla finisce direttamente in rimessa laterale. Siamo in una fase leggermente distanca della, della partita. O più che altro con il Monte Paone che orchestra con attenzione, ancora voci, Domenico e Fiorentino parte il cross e ci pensa Rigitano a dire di no. Stop di petto di eh, Mellace, ancora paparazzo per Mungo esce con sicurezza Palmisano e fa ripartire ancora l'azione.

Il numero 2 eh, o catalano che combatte con la baionetta. Poi l'appoggio è verso Monteverde che viene anticipato dal ritorno di Domenico Voci. Ancora per Mellace, elegante lo scambio con Paparazzo. Ancora Mellace, Paparazzo. Domenico Voci, stop di petto. Il Monte sta giocando veramente bene. Il tocco di mungo per Procopio. Ma c'è anche un signor Fuda che protegge la palla con Procopio che poi va a commettere fallo nei confronti di Fuda che gli dà il 5 dopo averlo mandato a quel paese. Ma sono cose che capitano nel calcio. Anche io e te, Giuseppe, a volte prima di darci il 5 ci mandiamo a quel paese. Sì, sì, capita, capita, però eh, il calcio è fatto così e quindi va bene. E di solito poi Mimmo Cosentino ci ammonisce. La palla arriva da Pugliese che colpisce a favore di Antonio Morabito che recupera il pallone. C'è Monteverde in avanti. Il tocco è ancora arretrato per Morabito. Ormai è un combattimento alla baionetta. E alla fine ci pensa Conidi a rinviare con Mungo che controlla con eleganza. Si gira, riparte ha di fronte a sé il numero 4 Lombardo Danilo Lombardo che entra deciso eh, su Mungo. E quindi giusta la segnalazione di eh, punizione. Mi dicevi nell'intervallo Giuseppe, che qui al pomeriggio durante la settimana sul Prato Verde del Frabottomanni si accade qualcosa? Sì, il Catanzaro viene a rifinire le sue gare di campionato giovedì, venerdì e sabato. Quando il Catanzaro gioca in casa percorre questo terreno per preparare le partite. E quindi pare che la scelta sia dovuta al fatto che l'impianto di Giovino non è dotato di opportune recinzioni e quindi. Eh, si presta così a, a far conoscere le trame di gioco a chi da un punto di vista tecnico trasmette alle squadre avversarie. E come al solito se volete sapere tutta la vera verità Leggete cosa dice Giuseppe Ranieri sulla Gazzetta del Sud Intanto c'è stato un calcio d'angolo sul tentativo di cross di Fiorentino Siamo al sesto calcio d'angolo, il secondo della ripresa per il Montepaone E vediamo Voci, Domenico con Mellace, sovrapposizione Fiorentino Marco Voci, si aprono gli spazi, arriva il pallone Morabito colpisce di testa anticipando Conidi Recupera ancora Mungo che cerca la Veronica nei confronti di Catala che però poi entra deciso e la palla finisce sul fondo secondo quanto, quanto ha visto appunto il signor Ramundo della sezione, della sezione di Paola. Intanto c'è Mister Pisano che richiama i suoi alla massima concentrazione, addirittura uscendo marginalmente dall'area tecnica. E ancora Rigitano con Galluzzo recuperano la palla, ma Mellace gli mette in out anche questo tentativo di impostare la trama offensiva e si riprenderà con la rimessa laterale da parte di. Catalano con colpo di testa di Mellace, presente ovunque, accarezza la sfera Mungola, ridà in cassaforte a Mellace che apre su Fiorentino che ha di fronte a sé una prateria e sappiamo che Fiorentino è uno che mangia l'erba. Il tocco è però Pedisano che però poi disturbato non riesce a far nulla di meglio che a mettere la palla in rimessa laterale. Nonostante la veemenza mostrata dal Mammola, il Montepaone... Continua a tenere nella propria metà campo la squadra ospite, impedendole appunto di sfruttare l'ingresso di Morabito e di Monteverde, che è, presumibilmente hanno alzato il baricentro. Almeno questo è stato il tentativo della squadra, appunto, eh, della squadra ospite, ed è appunto la rimessa che favorisce Paparazzo, ruba ancora il pallone. Morabito cerca di lanciare per Pugliese. La palla si impenna, Pugliese ha di fronte a sé Cannistrà e Conidi, vale a dire una cerniera difensiva insuperabile, ma vi Viene recuperata la palla dal numero 14 Monteverde, appoggia per Pugliese, scendono in quattro nella zona d'attacco del Mammola e ancora un cross che cerca di favorire l'inserimento di Galluzzo o di Morabito ma soprattutto finisce tra le braccia tranquille e sapienti di Lombardo che fa ripartire subito la sua squadra toccando sulla fascia destra dove ci sono Fiorentino e Domenico Voci, premiata ditta catena di destra con appoggio poi per Mellace che senza guardare mette la palla sui piedi di Marco Voci che torna per qualche metro indietro appoggiandosi su Cannistra, scambio ancora Cannistra-Voci, bisogna toccarla una volta sola perché così vuole mister Pisano a Mellace è concesso poi effettuare il lancio lungo in questo caso eccessivamente lungo con Palmisano che va a recuperare la palla per battere poi dall'out e allora a questo punto Giuseppe anche il pubblico gli ultras del Mammola penso che quando siamo al sedicesimo incominciano a pensare che il Monte Paone ha in pugno la partita ma così pare dettare il rettangolo di gioco. Tra l'altro anche il Montepone con l'ultimo ingresso in campo ha alzato il baricentro, come giustamente sostenevi, e sta schiacciando il Mammola nella propria metà campo, impedendo così eh, diverse incursioni che si potrebbero creare. Punge in continuazione, per cui è davvero difficile adesso per il Mammola riagguantare lo score. E ancora una volta Pugliese, nonostante la buona volontà, è troppo solo, stretto tra le maglie di Conidi, Cannistra con Mellace che poi ritorna. E quindi vediamo che Lombardo e Cannistra dialogano con Pugliese, il numero 14 Monteverde, che cercano di dare loro fastidio. Alla fine Lombardo cerca di passare a Mister Pisano. Eh, che eh, gli dice invece che avrebbe dovuto allargare il gioco per eh, Conidi. Rimessa laterale con il colpo di testa che favorisce Monteverde. Anticipato da Mellace ma ancora un combattimento cannistrà Pugliese intravede un tentativo di gomitata, Ramundo assegna la punizione al Montepaone che quindi ha la possibilità di risistemarsi sul, quadrato, sul rettangolo di gioco e quindi di far ripartire l'azione con Lombardo che va a cercare Fiorentino. E noi invece andiamo a cercare Maurizio Vatrano che ci dice a che punto sono le forze dei giocatori del Montepaone. Beh, oggi la partita penso stia filando per, per come speravamo, finalmente vedo un'uniformità di gioco tra il primo e il secondo tempo. Eh, quindi personalmente sono molto soddisfatto e spero che le prossime partite continueranno su questa falsa linea. Grazie Maurizio, anche perché l'aveva dichiarato in una recente intervista Mister Pisano che lui ama eh, vincere in maniera tranquilla senza dover sub, eh, soffrire fino all'ultimo minuto. Intanto Mungo su appoggio di Procopio, sovrapposizione bellissima di Ienco, non si vedono neanche in Serie A questi scatti. Il colpo di testa Domenico Voci e alla fine Rigitano salva un gol Fatto Procopio recupera la palla. Si combatte con la baionetta fra i denti. Ci ha creduto ed è stato bravissimo Rigitano che, però, poi ha qualcosa da dire a Marco Voci e Domenico Voci appunto ha toccato quel tanto che bastava, però proprio all'altezza della linea. Rigitano ha salvato il gol che poteva probabilmente chiudere la partita. E ancora Pugliese che dialoga con Morabito. Ci sembra, che poi effettua il cross a cercare Pugliese e finisce tra le braccia. Di Lombardo che appunto fa ripartire subito Cannistrà e noi abbiamo visto proprio Domenico Voci toccare con delicatezza il pallone, forse serviva un colpetto in più per poterlo mandare direttamente in porta. Noi non disturbiamo Giuseppe Ranieri che sta annotando questa azione, vediamo che Lombardo rilancia lungo nella zona appunto di Fiorentino che appoggia poi per Conidi. Il rilancio viene intercettato da Galluzzo con Pugliese che recupera il pallone e poi probabilmente cade ma l'arbitro dice di continuare e la palla viene toccata da Mellace per Mungo e poi per Paparazzo. Dicevamo Giuseppe, era un quasi gol, attenzione il lancio è per Procopio ma esce con tranquillità Palmisano e c'è anche il fuorigioco. Tu che c'hai il video davanti non era entrata, no gol. No, no, gol. È stata salvata sulla linea in maniera roccambolesca, se vogliamo, da Rigitano. Certo, se Marco Voci avesse dato maggiore, maggiore forza sulla sfera sarebbe stato gol. Ma stiamo vedendo un grande Montepaone che di prima si proietta in aria avversaria e punge come dovrebbe. È questo il calcio che mister Pisano detta ai suoi ed è questa una partita importante che il Montepaone deve vincere per blindare la seconda posizione. E intanto notiamo che al ventesimo del secondo tempo è entrato Maviglia ed è uscito Lombardo, Danilo Lombardo, quindi eh, ulteriormente trazione anteriore per quanto riguarda il, eh, il Mammola. Ventesimo del secondo tempo entra Maviglia ed esce, ed esce Lombardo, il numero 4. Ecco che Lombardo si, uh, si siede in panchina, anzi, no, sta abbandonando proprio il campo. Il tocco, intanto, è proprio per Maviglia. La palla finisce nei tra i piedi di Morabito. Si tratta di Antonio, che poi appoggia per Monteverde. Monteverde di sinistro mette in mezzo, tocca il pallone. Domenico Voci, poi Cannistra di testa. E ancora Monteverde che riceve, protegge la palla esterno destro a servire, a servire Morabito. Si tratta di Pietro in questo caso, ha su di sé ancora una volta l'intervento di uh, Fiorentino e di là non si passa e quindi ci sarà una rimessa laterale che toccherà uh, a battere ad Oppedisano ancora il tocco per Morabito Pietro per Oppedisano che di sinistro scodella al centro dell'aria vediamo che l'altro Morabito Antonio cerca di combattere è un combattimento deciso con Ienco e la palla finisce in rimessa laterale sono questi rigurgiti di uh, inglesismi di, da parte del signor Ramundo che in alcuni momenti fa giocare veramente all'inglese senza fischiare niente ecco ancora con eh, il giocatore si tratta di catalano che se ne va molto bene tocca poi per eh, Morabito la palla arriva in mezzo e Monteverde cerca la Veronica e questa volta in mezza rovesciata impensierisce moltissimo la difesa del Montepone la palla finisce leggermente lontana dal palo alla destra di Lombardo ma molto bella l'azione peraltro con i neo entrati e che appunto la panchina del Mammola sta muovendo la propria scacchiera tattica per cercare di recuperare una partita che il dopo il salvataggio di Rigitano potrebbe essere appunto cambiata per quanto riguarda l'inerzia psicologica. Con un Mammola che ancora ci crede e con un ottimo Monteverde che è sicuramente entrato con grande grinta. Ienco tocca per Mungo, e questa volta c'è il fallo in gioco pericoloso sull'intervento di Catalano con Rigitano che suona la carica per i suoi, deciso appunto a dire alla propria squadra ragazzi crediamoci perché il calcio è bello perché le cose cambiano in pochi momenti e ancora Ienco che colpisce per Domenico Voci me lasce l'apertura però favorisce ancora l'intervento di un giocatore del Mammola e poi Rigitano che appoggia per Fuda con tutta la squadra ospite che si proietta nella metà campo del Monte Paone. Morabito Pietro cerca di servire di tacco Oppedisano che riceve la palla di fronte a sé Domenico Voci scambia con Monteverde ancora Oppedisano che cerca di di andarsene, cade al centro dell'aria, ma in questo caso è giusta la segnalazione di Ramundo che fa segno appunto di rialzarsi, non c'erano gli estremi per il penalty. Ma no, neppure per il calcio di punizione, no, no, l'intervento è stato, è stato pulito sulla palla, non, no, non c'era nessuna cosa da segnalare. Monteverde che intanto si è spostato a sinistra probabilmente per l'ingresso di Maviglia che allarga su uh, Rigitano ancora Fuda la palla a cercare Monteverde che l'arpione di destro la controlla di sinistro appoggia per Galluzzo che poi tenta il tiro in questo caso velleitario e finisce sul fondo dove viene recuperato dai raccattapalle da tutta la panchina del Montepaone che si sta riscaldando quando siamo in questo momento al 24° minuto del secondo tempo Montepaone 2 Mammola 0 però una partita ancora aperta per la grinta e la voglia del mammola di cercare di risalire una china e la tranquillità del Montepaone che comunque riesce a gestire la situazione. Il lancio è per Rienco, ottimo l'aggancio, ma evita che la palla finisca in out parte Ienco e questa volta probabilmente non è riuscita Ramundo si è fidato di una segnalazione dell'assistente che comunque eh, gli ha permesso al Mammola poi di avere la rimessa dal laterale ancora un rinvio con Rigitano che ribatte Mellace che tocca e Galluzzo che si intromette Paparazzo il capitano che controlla scambia con Domenico Voci che tocca il pallone in maniera veramente entusiasmante Paparazzo per Fiorentino parte Fiorentino a di fronte a Seo Pedisano lo Salta, se ne va in velocità. Il tocco è leggermente lungo con Palmisano che sceglie benissimo, benissimo il tempo per recuperare il pallone e rilanciare. Ancora un colpo di testa? No, la palla finisce a Galluzzo alla ricerca di Pugliese, non fa complimenti. Cannistra, questa volta il fallo c'era. Pugliese ha capito che poteva soltanto lucrare il fallo in questo caso. Sì, il fallo c'era, Pugliese è stato anche, diciamo, ha sfruttato l'astuzia e Cannistra ha commesso il fallo. E intanto sarà Fuda probabilmente a calciare. Ramundo non ha la bomboletta ma ha il goniometro e quindi sta facendo piazzare la palla nella posizione preferita. E sarà Galluzzo, il fromboliere del Mammola probabilmente a calciare, anche se ci sembra che Pietro Morabito di sinistro, la scarpetta metà rossa e metà verde, però quella sinistra, stia prendendo un po' le misure anche se poi ha cambiato idea, probabilmente lasciando la competenza per il tiro a Galluzzo. Lombardo. Si dispone una barriera a tre per vedere partire il pallone. Procopio passa abilmente alle spalle di Galluzzo per disturbarlo un attimo, non dargli proprio la massima tranquillità eh, psicologica. Fischia Ramundo parte il destro di Galluzzo, bella fucilata e eh, dice di no. Dice di no eh, Lombardo. Ma mette dentro il numero 18 Maviglia. Quando siamo al 26 minuto, Maviglia raccoglie la corta respinta di Lombardo e segna. E quindi assegniamo il gol al Mammola con Maviglia che al 26 del secondo tempo ha siglato eh, la rete che permette al Mammola di accorciare eh, le distanze 2 a 1 con il Montepaone che dopo 9 giornate subisce una rete in casa. E quindi la prima rete in casa per il Montepaone che ora dovrà tornare a soffrire per gli ultimi 20 minuti minuti di gioco con Mellasce che appunto Cerca di lanciare nella zona di competenza di uh, Morabito Pietro, il tocco viene intercettato da Mellace, arriva Paparazzo che ruba palla a Morabito, poi tocca per Procopio, ha di fronte a Serigitano, evita il giocatore, poi Marco Vosci con Fuda che tocca per Procopio, gran tiro di Procopio, dice di no in due tempi, Palmisano ed attenzione perché ora la partita diventa molto bella, il gol di Maviglia ha riaperto un po' il gioco. Sì, adesso il Mammola che già da prima non si era arreso, ci crede ancora di più e cerca di risalire quella china che prima sembrava quasi impossibile. Marco Voci aveva avuto la possibilità di chiudere la gara, così non è stato, e il match si è riaperto e sarà solo spettacolo per il pubblico assiepato sugli spalti. E intanto Mellace che scambia con Fiorentino, riparte sulla destra, sulla destra Fiorentino il numero 9 è Procopio che però non riesce a controllare la palla e eh, sarà rimessa laterale in favore del Mammola con Oppedisano che scambia poi con eh, Fuda che apre per Rigitano che ha praticamente trascinato in avanti la propria squadra dopo aver salvato il gol fatto sul tiro di Domenico Voci. Mentre intanto stiamo esaminando con tribuna stampa chi abbia segnato il gol. Vediamo. Di accertarlo. Intanto è Ienco che recupera il pallone, crossa di destro, si allunga il pallone ancora una volta fondamentale, rigitano nel evitare che la palla finisca, finisca eh, in angolo. E quindi ci sarà un altro angolo in favore del Montepaone Chiediamo a Mimmo Cosentino a che punto siamo l'identificazione del gol del Mammola. A me è sembrato il numero 20, meraviglia, non, non il numero 10. E allora se, se l'ha detto Mimmo Cosentino, confermiamo quanto, quanto, detto, quanto detto in telecronaca e quindi Mimmo. E Cassazione, Maviglia ha segnato il gol. C'è anche il presidente Pilato che ce lo conferma, in pratica l'abbiamo visto in tanti, anche se non fosse stato lui sarebbe gol lo stesso. Bassi De Masi intanto sostituisce Cannistra quando siamo al ventinovesimo minuto di gioco, quindi una linea difensiva ancora più articolata con Bassi De Masi che al ventinovesimo del secondo tempo sostituisce un altro guerriero, Cannistra. E quindi si prepara il calcio d'angolo per il Montepaone. E noi notiamo che al ventesimo ha segnato appunto eh, Maviglia. Parte Mellace, sovrapposizione, parte il cross di Mellace e sicuro nell'intervento Palmisano che poi rilancia in direzione Monteverde. Contrato in questo caso da Ienco, erano rimasti Ienco e Bassi De Masi. E Ienco, un po' come l'Ix quando cambiano i fronti d'azione, è passato da sinistra a destra in fase di attacco appunto del Mammola. Si è risvegliato il tifo del Mammola con Morabito che viene fermato da Domenico Voci. Che è Scambia con Procopio, appoggio per Marco Voci, poi Mellace che alza la testa e apre il fronte di gioco per Bassi De Masi, che riceve il pallone e rallenta un attimo l'azione con Pugliese che va a disturbare Lombardo, mentre eh, che poi scarica su Bassi De Masi. Ancora il tocco per Paparazzo che apre in direzione di eh, Fiorentino, colpo di testa per Domenico Voci. Oppedisano, ancora Fiorentino, bellissima la penetrazione. Arriva anche Fuda, Fiorentino va giù per terra ed è calcio di punizione. Segnalato da Ramundo stava per perforare la difesa del, del Mammola, un'incursione di Fiorentino che quando mette le marce alte è una via di mezzo tra Vettel e Raikkonen. Ecco che la punizione sarà battuta da Paparazzo che si prepara appunto a scodellare al centro con Conidi che in assenza di Canistra eh, va con Procopio a cercare di colpire la palla nei piani alti dell'area di rigore del Mammola e ancora Paparazzo con due giocatori del Mammola, si tratta di eh, catalano e del numero 13 Morabito che fungono da barriera e con vediamo Mungo che si avvicina a Paparazzo probabilmente per uno schema. Quattro giocatori al centro dell'aria, parte Paparazzo, colpo di testa di Marco Voci che arriva dove non arriva nessun altro però supera la trasversale e anche questa è un'azione da annotare però non porta grano nel mulino del Montepaone. Non porta beneficio, sicuramente, però è stata una bella azione. Uno schema importante. E ci poteva stare anche la rete. È stata difficile spuntarla di testa, però va bene così. Ecco che arriva il colpo di testa di eh, Domenico Voci, la palla si impenna con Marco Voci tra Oppedisano e Fuda. È un combattimento deciso e poi è Fuda, il capitano che rinvia in direzione del numero 14 Monteverde che ha cambiato un po' l'inerzia della partita col suo ingresso. Parte Morabito in velocità, mette in mezzo per Pugliese che cerca il dialogo e poi ci pensa Conidi con Morabito che alla fine fa arrivare, fa arrivare la palla direttamente sul corpo dell'avversario e finisce poi in calcio di fondo e quindi si riprenderà con un calcio di fondo in favore del Montepaone quando siamo al 32 ⁇ minuto di gioco. Montepaone 2. Mammola 1 e la partita si è riaperta per un quarto d'ora che sarà sicuramente emozionante con Lombardo che riceve il pallone da parte di Conidi il pallone viene scaricato verso Marco Voci che lo allunga per Domenico Voci ancora una volta molto importante l'intervento di Oppedisano che si appoggia per Fuda il tocco è a favorire ancora il gioco da parte di Morabito ruba ancora il pallone il Paone in velocità c'è Jenko che è stato più veloce del pallone e alla fine Catalano ha messo, ha messo in out e però Jenko ha conquistato un'importante rimessa laterale che appoggia per Mellace ha di fronte a suo avversario lo evita ancora Jenko tocco per paparazzo deciso l'intervento di Catalano che riceve anche una munizione probabilmente. L'arbitro sta punendola il fatto che non abbia stretto la mano all'avversario subito dopo aver commesso il fallo. Quindi si riprende con una punizione in favore del Montepaone, ancora una volta affidata a Capitan Paparazzo, mentre i giocatori del Mammola protestano nei confronti del signor Ramundo e vediamo che si crea un capannello, eh, mentre Ramundo dice allontanatevi perché deve battere Paparazzo. Conterà probabilmente anche i, pa i passi il, la giacchetta nera, in questo caso... Fuxia eh, di Paola con Paparazzo che sta spiando sul suo cartoncino, sul suo block notice: cosa mai si possa scrivere il signor Ramundo? Probabilmente gli sta anche consigliando se ci sono ragazze carine in tribuna anche questo di annotarselo. Parte ora Paparazzo si prepara eh, col signor Ramundo che scherzi a parte è finora arbitrato mh, più che bene eh, sarà Paparazzo a calciare Procopio sempre un passo davanti agli altri per eh, cercare di evitare comunque il fuorigioco scambio Ienco Paparazzo parte in velocità Ienco ma chiude tutto Catalano e impedisce la uh, penetrazione la sovrapposizione appunto da parte di Ienco. Sarà Palmisano a calciare, ma vediamo che ora che siamo al 34 minuto c'è un ulteriore cambiamento nel Monte Paone, eh, vediamo che alle viste l'ingresso di Gualtieri, Gualtieri probabilmente vediamo al posto di chi entrerà. Benito Gualtieri del 97 entra al posto di, di Mungo. Quindi, quando siamo al 34 minuto di gioco, esce Mungo che non ha affatto demeritato in questa partita ed, è, ed entra Gualtieri. E quindi il Monte Paone incomincia a muovere le proprie pedine per cercare di consolidare questa situazione di vantaggio senza correre eccessivi rischi. Anche se, come sappiamo, Mister Pisano avrebbe preferito di, eh, rimanere con un più due sullo score. Ecco che sarà Palmisano a effettuare questo lancio. Che altro a battere dal rinvio dal fondo con il destro cercando di superare la metà campo. Tutti i giocatori sono in un fazzoletto di 30 metri, il colpo di testa è di Domenico Voci. Attenzione con Rigitano che evita l'intervento di Procopio. Rigitano è cresciuto moltissimo nel secondo tempo. Il tocco poi è, eh, vede Bassi de Masi ribattere. Procopio che protegge il pallone, va per terra. Ramundo non dice nulla. Riparte Oppedisano, tocca per eh, Morabito, si tratta di Pietro. Cambio poi a cercare un altro compagno, anzi, si trattava di Monteverdi che ha cercato di dialogare con Morabito, e ancora una volta è Domenico Vosci che arpione il pallone e si allarga su Paparazzo. Ancora il tocco per Conidi con Pugliese che cerca di disturbare, e Conidi che si appoggia su Lombardo, e poi ancora Bassi De Massi che reimposta l'azione del Montepone, cercando ancora Gianmarco Lombardo che però fa impennare la palla nella zona di Mellace che poi di testa. Vede l'intervento di Monteverde che ruba il pallone, recupera ancora il giocatore del Mammola. Si appoggia su Antonio Morabito, ottima la chiusura di Ienco che poi appoggia per Marco Voci. Parte in velocità tutto il Monte Paone, ma Marco Voci preferisce ragionare con Paparazzo. Gli ruba il pallone. Morabito appoggia per Pugliese. Ancora Pugliese che tocca per Antonio Morabito che se ne va in velocità triplicata. La marcatura con Domenico Voci che conquista anche la rimessa. Però eh, Giuseppe stiamo vivendo col fiato sospeso anche se mi sembra che sia alle viste un'altra sostituzione. Sì, stiamo vivendo col fiato sospeso perché il Mammola ci crede, lo avevamo già detto dopo la rete di Maviglia, ma è pur vero come l'11 di, di Pisano negli ultimi due o tre minuti è andato in bambola e ha consentito con una serie di sbavature al centro al Mammola di inserirsi pericolosamente. E intanto Mellace che sbroglia una situazione facendo impennare la palla nella zona di Gualtieri recupera ancora Domenico Vosci che appoggia poi per Fiorentino. Ancora Mellace che cerca il lancio in profondità, un superbo Rigitano ribatte, il tocco poi favorisce Procopio che si appoggia su Paparazzo, scende il Monte Paone, Marco Vosci tocca ancora in velocità, Gualtieri nell'inserirsi, travolge Rigitano e vediamo intanto che c'è la sostituzione con Nania mentre intanto succede qualcosa tra Rigitano e Gualtieri, ecco che si stanno dicendo qualcosa perché si sono un attimo beccati eh, i due, Gualtieri e eh, Rigitano stanno dialogando eh, fra loro, vediamo cosa dirà l'arbitro con Gualtieri che sicuramente ha avuto qualcosa da ridire nei confronti di eh, Rigitano, l'arbitro che eh, cerca di mantenere la situazione di calma. E... E Nania che si prepara a entrare in campo, e vediamo al posto di chi potrà entrare. Eh, Nania con eh, Paparazzo che esce. Quando siamo al 37 minuto, esce Paparazzo ed entra, ed entra Nania. Quindi, 37esimo minuto di gioco, esce Paparazzo ed entra Nania quindi il secondo tempo vede questa ennesima sostituzione con il capitano Paparazzo che lascia il campo e eh, Nania che lo va a sostituire rinforzando ulteriormente la difesa ecco che parte ancora Catalano il Mammola ci crede lancio in eh, profondità colpo di testa di Nania che favorisce Morabito interviene Ienco Morabito vince il tackle mette in mezzo nella zona dell'altro Morabito Pietro che tenta la soluzione in corsa il, era ottima, ma il tiro era sicura, sicuramente degno di maggior fortuna. Però ecco che l'ingresso delle sostituzioni, i vari Morabito, Monteverde e lo stesso Maviglia, autore del gol, hanno cambiato il volto della partita perché il Mammola è più incisivo. Ma chiaramente un passo fresco, Monteverde è un calciatore che va di centro basso, da profondità, è quasi imprendibile con i suoi guizzi e lo si è visto nel corso della gara. Il Pisano con l'ultima sostituzione, con l'ingresso di Nani e l'uscita di Paparazzo cerca di blindare di più la linea difensiva e quindi cerca di tenere salvo il punteggio. 39 ⁇ minuto di gioco, Montepaone 2, Mammola 1 e batte Lombardo laddove riceve Ienco che viene messo giù da Antonio Morabito e qui bisognerà vedere nel momento in cui la partita si fa un tantino più calda in questi ultimi 6 minuti più recupero se il signor Ramundo oltre alle pose plastiche di, eh, che ha avuto sino a ora poi riuscirà a mantenere appunto l'ordine in campo. Il lancio lungo è verso Fiorentino che colpisce di testa, riceve ancora Domenico Voci secondo, eh, secondo Morabito anzi secondo Monteverde di, con la mano però recupera ancora Fiorentino per eh, Domenico Voci con Procopio che combatte anche in questo caso forse c'è un calcio eh, dato all'indietro da Fuda nei confronti di Procopio con Oppedisano che gliene va a dire 4 probabilmente eh, temendo una simulazione ma ci è sembrato di vedere che ci sia stato un calcio un po' maligno di Fuda e vediamo ora cosa farà Ramundo forse in questo momento un cartellino ci vorrebbe, Giuseppe. Sì, l'arbitro dovrebbe prendere il cartellino per abbassare un po' l'agonismo eccessivo in campo, non ho... ma non è così e potrebbe degenerare negli ultimi minuti. Il lancio lungo nella direzione appunto di Morabito che mette in mezzo Pugliese cerca di girare, colpisce di testa e conquista un calcio d'angolo a favore del, eh, del Mammola, probabilmente no, probabilmente non c'era, ma comunque Ramundo era lì vicino e ha deciso così, però ci sembra che l'arbitro stia vivendo dei minuti di difficoltà. Sarà un calcio d'angolo che vede il Mammola proiettarsi in massa all'interno dell'area del Montepone con Galluzzo che calcerà la parabola Rientrare eh, colpendo di destro e con la consueta marcatura zona da parte del Montepone. Vediamo Fuda Pugliese, eh, lo stesso Procopio, colpo di testa di Mellace. Quando il gioco si fa duro, Mellace comincia a giocare e questo è stato un intervento importante per spezzare il ritmo del Mammola. Sarà ora Fuda a effettuare la rimessa. Si tratta probabilmente di una rimessa lunga che è paragonabile a un cross. Con Fuda che si prepara a metterla in mezzo ancora un colpo di testa di Galluzzo. con Pugliese che ancora una volta fa valere le sue doti acrobatiche, ma la palla finisce in out. Uh, vediamo un attimo che Mimmo Cosiddio sta raccogliendo altri risultati, poi eventualmente ce li dirà, e c'è un'altra sostituzione. A questo punto, vediamo il numero 27. Non era segnato in distinta, però presumo che si tratti di Gentile, che entra quando siamo al 41 minuto di gioco. Dovrebbe essere Gentile al posto, appunto. Di un altro giocatore che è il numero 9 Pugliese, quindi esce Pugliese al 42esimo ed entra Gentile eh, cambi di seguito perché sappiamo che quest'anno eh, al 42esimo di gioco c'è la possibilità di sfruttare 5 sostituzioni. Marco Voci recupera il pallone, lo chiude bene Catalano, se ne va in velocità. Ha di fronte a sé il numero 15 Nania. La palla è ancora in profondità, ma c'è stato un colpo nei confronti di Catalano. L'arbitro appunto non ammonisce, si riprenderà con una punizione. 42esimo, 20 secondi, mammola con la baionetta, e decisione appunto dell'arbitro di continuare. A non estrarre il cartellino giallo e a far battere appunto una punizione, in questo caso giusta, in favore del Mammola, con Fuda che recupera eh, qualche metro, eh, discute, discute con eh, Procopio e l'arbitro ha qualcosa da dire nei confronti dell'assistente del, di parte del guardalinee con Ramundo che alla fine caccia l'assistente. Nel dubbio invece che ammonire ha, via, ha mandato via l'assistente, decisione pil da Pilatesca. Sì, discutibile. Ha preso una decisione, forse ha preso la, una decisione sbagliata, però gli sta sfuggendo il match di mano. Siamo sul finire, gli ultimi minuti di gara potrebbero essere quelli eclatanti. Ha amministrato con saggezza una gara fino a diciamo un 10 minuti fa, ma adesso sta perdendo i colpi e Sarà probabilmente Fuda il capitano a calciare questa punizione. Siamo 6-7 metri oltre la metà campo. Con Fuda che ha ancora qualcosa da dire. Con... Non si capisce se con Pisano, se con Catalano. Poi calcia mettendo in mezzo il pallone. Conidi colpisce di testa Morabito, tenta lo shot al volo. Colpo di mano. E questa volta è Monteverde che ha colpito appunto con le mani e riceve una giusta ammonizione da parte di Ramuse. Quindi eh, possiamo dire con certezza che Ramundo Ceriai cartellini gialli, in questo caso Monteverde preso forse dalla foga agonistica. A, uh... Ha toccato di mano mentre invece è Fuda che ha ancora qualcosa da dire nei confronti di Pisano e la, la partita insomma, è diventata incandescente nel finale. Siamo al 44 ⁇ minuto di gioco con Pisano che si spiega ora col dirigente e col guardalini e sarà appunto Lombardo che da parte sua ha guadagnato ha guadagnato altri metri e Ramundo che va appunto a chiedere a Lombardo di arretrare anche qui l'esperienza è importante perché in questa maniera si recuperano secondi preziosi si prepara a battere ecco che eh, sarà Lombardo mentre dalla panchina del Mammola ci sono alcune contestazioni non si gioca più, si fa solo polemica con Ramundo che sta spiegando forse troppo dovrebbe essere un attimo più deciso attuare uno stile di direzione di Gara maggiormente direttivo, se mi è concesso, ecco che parte, parte Lombardo. Ne, siamo al 45 e, come ci segnalano dal coordinamento giornalistico, saranno 5 i minuti di recupero. Il tocco è per Monteverde con, con idi che manda il pallone direttamente nella zona dello sponsor Auto C. Di Circosta e si riprenderà con una rimessa laterale. Tutto il mammola che in quest'ultima manciata di secondi del secondo tempo cercherà di recuperare una partita che a inizio secondo tempo sembrava. Eh, messa in frigo per il Monte Paone e ancora Monteverde che va a combattere, combatte con un po' con tutti fa sportellate, alla fine finisce in out la palla non vede falli, vede soltanto l'ultimo tocco di Procopio, il signor Ramundo e quindi ci sarà rimessa laterale e ancora una rimessa laterale in favore di, del Mammola con Fuda che si prepara appunto a un lancio a una lunga gittata nelle braccia Fuda la palla arriva al centro dell'area di rigore colpo di testa di Galluzzo, arrivano in due, Marco Voci parte in velocità Gualtieri allungandosi la palla, ma anche, anche Catalano corre insieme a Gualtieri. C'è un combattimento e ancora Gualtieri e Rigitano hanno qualcosa da dirsi. C'è stato un contatto duro e a questo punto la partita si sta, sta degenerando perché c'è stato un contatto duro in velocità con Pirritano, con Pirritano anche che un po' si arrabbia e vediamo quali provvedimenti prenderà Ramundo, Giuseppe, una partita che sta viaggiando sul filo dei nervi. Difficilmente ci sbagliamo Giorgio quando dicevamo che l'arbitro avrebbe dovuto prendere le misure per regolare la gara. La situazione in campo è, tra, è trascesa drasticamente, e non, è, non è uno, uno spettacolo degno, degno della migliore cronaca. E quando succedono queste bagarre lo sport gira dietro l'angolo, l'arbitro dovrebbe prendere veramente i provvedimenti del caso. E intanto l'arbitro espelle Pirritano, uh, reo appunto di aver avuto una reazione eccessiva su una situazione di gioco che vedeva probabilmente un fallo nei confronti di, uh, di Gualtieri, e quindi espulso Pirritano, e a questo punto. E a questo punto si riprenderà con una rimessa laterale con il Mammola mentre tutti si stanno, tutti si stanno spiegando l'uno con l'altro il Mammola riprenderà con una rimessa laterale che ancora sarà battuta da, da Fuda mentre sono passati già due dei cinque minuti di recupero e ancora un combattimento di Monteverde che passa tra Mellace e un altro avversario si butta giù per terra probabilmente colpito, noi eravamo coperti dalla panchina e quindi un'altra punizione in favore del Montepaone. Giuseppe Cerchiamo comunque di mantenere anche noi una certa tranquillità, indicami in maniera secca i due migliori in campo dal tuo punto di vista. Beh i migliori vabbè Marco Voci e Jenko per il Montepaone e per il Mammola possiamo sicuramente dire Maviglia e Morabito. Parte la parabola di Galluzzo, la palla si impenna, colpo di testa, arriva il pallone nella zona di Lombardo che la recupera e lascia passare ancora qualche secondo. E dicevamo che sulle indicazioni Giuseppe Ranieri anche voi premendo il tasto Fuxia al vostro telecomando potete scegliere il migliore in campo di questa bellissima partita. Lombardo con Maviglia, l'autore del gol che va a disturbarlo, rilancio lungo, la palla viene colpita di testa da Galluzzo, recupera ancora eh, Morabito che controlla anzi si tratta sì di Morabito Pietro che appoggia per Antonio Morabito si chiude la difesa del Montepaone con Gualtieri che mette la palla in rimessa laterale. Siamo giunti al 48esimo e 41 secondi, anche se riteniamo che ci sarà ancora qualcosa da recuperare con Gualtieri che mette la palla in rimessa laterale dove c'è Morabito, si tratta anzi no, battuto subito da Catalano, la palla viene ricevuta da Maviglia, Voci, Morabito e finisce poi in rimessa laterale in favore del Montepone che sicuramente in questo momento non ha nessuna intenzione. Di eh, accelerare i tempi con Marco Voci sono due palloni in campo. Sarà Bassi De Masi a effettuare questa rimessa. È un momento di grande eh, intensità emotiva con Procopio che riceve la palla, non riesce a bloccarla. Il pallone viene controllato poi dal Bassi De Masi che la rimette in rimessa laterale. Sta soffrendo troppo in questo finale il Monte Paone e c'è Fuda che si prepara appunto all'ennesima eh, rimessa lunga quando mancano 30 secondi al, term al termine dei 5 minuti assegnati da Ramundo per il recupero si prepara Fuda lungo lancio la palla arriva al centro dell'area colpo di testa e ancora Procopio che fa impennare la palla e Mellace che se ne va in velocità ma si porta la palla in rimessa laterale 49 secondi oltre eh, 49 e 51 secondi in questo momento recupera la palla Procopio calcia lontano dove c'è addirittura Palmisano marcato da Marco Voci e l'arbitro fischia la fine delle ostilità sul rilancio di Palmisano con il Montepone che grazie alle reti di Marco Voci al 33 e di Salvatore Procopio al 42esimo batte per 2-1 il un ottimo Mammola che con Maviglia al ventesimo del secondo tempo aveva riaperto la situazione appunto di gioco. Quindi mentre c'è uno scambio di saluti, perché alla fine della battaglia comunque il fair play prevede che ci sia una riappacificazione si stanno chiarendo un po' tutti. La squadra estrada 65. Antonio Siciliano con uh, Pasquale Lentini, uh, Giuseppe Ranieri, Maurizio Vatrano, il coordinatore giornalistico Iadele Caravallotti e la voce di Giorgio De Filippis, sottolineando questa nuova vittoria del Monte Paone sofferta ma importante, vi saluta lasciandovi all'immagine ormai consueta qui al Frabotto Mannis della squadra del Monte Paone che saluta i tifosi che applaudono, applaudono sia al primo che al secondo anello. Un saluto dal Frabotto Mannis, Monte Paone 2 mammola 1. Questo è il risultato finale della nona giornata del campionato di prima categoria girone C. Richi Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Geracce. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci.